Una bella mangiata, ma al diavolo il colesterolo, i trigliceridi e gli zuccheri. Pucci Pucci, anche a me si è riempito il pancino tanto. Vogliamo andare a fare quattro passi? Vuoi che facciamo una passeggiatina in paese? Sì. No, vabbè, ma perché in paese con questo caldo? Piuttosto porti signore a visitare la tenuta, ci sta la campagna, il verde, gli alberi. Questa veramente mi sembra una buona idea. Andiamo, Pucci. Va bene, come vuoi. Scusate se io non mi accompagno, ma c'ho un po' da fare dentro perché devo spiegare alcune cose. Magari vi aspetto dopo per un bel caffettino insieme, eh? Sì, e faccia con comodo. Brava, allora accompagnate a Gabriele. Andate. Accompagnate, faccio strada. Alla mia Pucci Pucci, sanno... E che fanno? Che sanno spalmato primo, secondo, terzo, quarto, Totonno! Maria Neve! Comandate! Dicono poco a posto qua, va a venire, va a parlare con Iana. D'accordo? Bombice, state tranquillo. No, io sono tranquillo. Quando tu ci stai tranquillo, io mi metto paura. Ma raccomando, facete le cose buone. Ma vi sto dicendo state tranquilli. Passato. Ma perché che guai? Magari ma come te la già ricendo voglio bene? Ma allora non solo sei scema, sei pure assurdo. T'ha agito 100 volte. Totò, viene male, cagna vino, non è cosa. Niente a te, una volta e poi sembra in quella capa di uva. Non hanno qua che ci sente mangia fuoco alla dita. Tu stratto c'è un po' con schimmano. Ma vuoi sapere una cosa? Tu muore zotello. Muore zotello. Ma io zotello che ha sposato con uno come a te. E perché? Perché non mi piace. Io volesse capire come manca. Come manca? Sei brutto, Totò! Sei brutto! E perché? Padre, da frate, zitto, che sei? Ehi, papà, perché sto ricco? A papà lo chiamano Biasa l'Ippopotamo. A frate lo chiamano Pascalo Gorillo. A zio lo chiamano Gennaro Leone. E poi arrivo tu, che lo chiamano Totò la Scigna. E io che faccio? Lei che faccio? Maria Neva, direttrice da circa il fai! Mannaggia, ma l'Evangelo, mannaggia! Io sono l'uomo più scemo del mondo! Sono poco quello che so riconosce! Cretino imbecille! Imbecille? Che vuoi? Chi ti ha chiamato? Chi ti ha interrogato? Chi lo senti? Te cretino imbecille si presenta? No signore, cretino imbecille sono io! Sono io che non piglia che la ciuccia tu sei e te la parte fuori! Ma chi Angela Rossi? E a chi signore? Invece avete ragione! Grazie tanto so! E poi adesso chi è una camarera con mannuglio? Ovvero, è che lei è troppo rispettere e si vede con Franzi che non so la messa prima. Ehi, a te chi ti fa parlare? Chi ti lascia con Franzi e rispondono a me? Vieni a casa, hai compreso, vieni. Comandate, dice sento, vicino. Sì. Chilo, non si accosta, perché dice che la vicina vuoi fare ancora più curioso. Vabbè, non ha detto, l'uomo non deve essere bello, fatto andare, si viene a casa. A San Vicente, tu hai fatto su top. No, e perché? L'hanno riformato perché è scemo. Ma quando mai? Io ero sostegno di famiglia. Perché sta famiglia che tu sostengo? E se tu Don Vicenza, loro non ha da essere bello. Don Vicenza, io sono come dite voi, incompreso. Oh, l'hai capito finalmente? Io so perché ti chiamano incompreso. Perché? Perché ancora non arrivo a capire come fai essere scemo e cretino contemporaneamente. Andiamo bella ricetta, noi siamo che lo capitano favorare, lo capricchino, vai in la campagna, che state facendo? E non scassate niente, come al solito vostro! Ehi! Ma che sta succedendo qua? E la radichino strilla te la mano in coppa qua! Che ne sa, ce ne sono state la mandanella! Ah, ho paura che stai una gara! Totò, guarda come ti sto dicendo!
State a posto che Mar, se no ti faccio cacciare roba lui. Angela Roma, io... Guarda, zitto, ti mannaccia Marina Fedente, mannaccia. Ehi, Angela Roma, anche lei, quando ho finito detto che non devi essere sboccato? Scusate, mannaccia il mare inquinato. Oh, mare inclinato, non inquinato, è inclinato. Il viatore, vieni a cani, taccia con me. Come andate? A Sam Center, riprendiamo il discorso di prima. Insomma, la fidanzata di mio figlio a te non ti face io. Ma tu mannata a me, e che mo tu mannata a fa? Io sono con una cameriera. Che le pezzi in un conto, è come se pensasse una crappa, una ciuccia. Niente meno. E come tu a tavola sei seduto come se fosse stato un pranzo funebre. Funebre? E che ci fatto? Però ti faccio età. Io ci ho preparato che la genovese. Ah, senti, genovese, comunque ti ha fatto una domanda chiara e precisa. Ed esigo una risposta chiara e precisa. Innamorato dei figli, ma ti piace, sì o no? No. E perché? Perché... è un poco succulenta. Succulenta. Ma che sei, dice, come ti permetti? Voi volevate una risposta chiara e precisa? Sì. E ve l'ha girata. Ma perché devi sapere qualcosa malamente? No. Ma certe cose non sapevano, ma si sentono. È come si va a casa uno e sente addore un rau. Oh. E pensa a casa, stanno facendo un rau. Ma non vedo nessuno che si mangia un rau. Però ci sta, si sente. Vabbè, comunque questo non vuol dire quella è una ragazza di città. No, no, ma questo non vuol dire. No, quella è una ragazza moderna. Ah, questo nemmeno vuol dire. Oh, Angela, no, e questo vuol dire, questo non vuol dire, insomma. Ah, padrone, se me lo comandate, io che lo faccio piacere per forza, va buono. Bravo, fatelo piacere. Però, allora, a me non mi piace. Però comunque ti prego e ti ho dico una volta, devi essere gentile e garbato con i miei ospiti. Marone, che ha sparato? Ah, sui cacciatori che tirano all'uscita, che sta stagione caccia? Ma come? In da contro, e che caccia e caccia che? Ma te ne importa si vanno sparare in da sinistra? Ma come ne importa a me da sinistra? Che l'hanno sparato in da campagna? E allora? Gabriele, figlio vostro, sta là fuori. Ma Gesù, e perché è una lepre, Gabriele? No. È una uccella, te ne esce una? No. Ma siccome... non è... ma siccome che, data la situazione sconcega, qualcuno potrebbe mettercela e farla andare in paradiso, e voi che si trovate o sapete, la instabilità per il cravattiello e li spavate fin da casa, ma voi? Eh già, muovete mettere gli arresti domiciliari. No, ma per uno che ha fatto quello che ha fatto lui, si deve molto preoccupare di tutte le scoppettate che le scoppettene attorno. Ma te ne vai, no, tutti sanguini per aver violato una campagnola. Si è fatto la granita di cuore, si è fatto. Certo, è stato un po' leggero, un mascalzone. Oh, ma io ci ho combinato chi lo matrimonio perché la vaglione. Angelarò. Ho mandato a chiamare una persona che viene da Napoli, molto, molto, ma molto per bene. Cornuto per bene. E insomma, ma insomma, oh, a 12 anni fa, la famiglia è contenta, basta, non ci discute più. Ma che basta e basta, mi siete messi al fuoco stile e calfora, padre, figliolo e zia fidanzata. Avete pazienza, ma questo non va. E sì, a campagnolo tenere un pensiero con signorina, per cavere festina, lo sa che a parte la cave scopo te! Insomma, secondo te io per fare un pranzo all'aperto con i miei amici oggi ci ho permesso a quella gente. A gente no, e mi metto paura di nessuno. Sì, sì, va buono. Ma no, chi ha sparato? Qui, ma ci mettiamo un bicchiere a cuore, non si apre. Ma signore, sta a tuo posto voi, non voglio niente. No, come volete tu. Ecco. Sì, però non sono d'accordo, Gabriele non aveva uscito. E invece si doveva uscire. Improvvisamente quello è arrivato lo zio, la fidanzata, e che dovevo fare? Ma se stavo qua a tavola, che hanno curato a sinistra e la si è tutta abbandonata, a cavolo, da qua, sì. Padre, già che non questo discorso non c'è scamma, niente ce lo puoi in me. No, signora, mi dai un po' qua. Ogni tanto se lo vuole. Ah, va bene, anzi, facete una cosa, sì. Ti devo fare, facete come ti vale per mandare un nuovo culo. Bella e buona, se vuoi vedere, che te li da fa? Qualcosa per te? No, niente! E allora il tanto volete qua? Questo non può rimanere sul guanciale. Si mette Paolo con l'altro. Non c'è niente da fa. In questi frangenti difficili e in questi momenti ci vorrebbe solo la buon'anima di mia moglie, la baronessa Cristina Foncazzi. E ci manca solo Foncazzi, ci manca. Che femmine, che donna, che classe, che temperamento! Feriva una mano bianca che pareva un giglio. Oh, giglio Sant'Antonio! E con quella mano che facevo? Dipingeva! No, oh, pittava! Suonava l'arpa! Se potete vedere che la mattina sei! E quelli belli capelli che teneva, bello biondo, raccolto a tu pare da capo per lasciare scoperto quel suo bel collo di cigno. Ma che ci direi da quel tubo che lasciava scamigliato il suo collo di cigno? E le parole, e quando parlava, già no, ti ricordi che belle parole che sapeva lì? Oh, non ti ricordi più! E lei si metteva così, io sono stato sale come una mazzallera! Ehi! Vincenzen, razza di cretinen,
tu essere troppo comunal con la servitù. Ma come avere fatto a sposare una bestia come te? Sì. Cretine, cretine! Sì, sì, ma che può far capire la gente che sono sul parole? Cretine, cretine! Madonna mia! Uè, che sta? Gabriele! Che? Okay, lasciate sulla tavola che tu sei brutto! Meno male, fatti la cina, non è la tua! Ma c'è la Roma! Un bicchiere d'acqua, sì. Una birra gelata e una Coca-Cola. Ma vediamo a bagnella. Ma chi, ma chi? A Roma, ma non siete... Ma cani, sta tutto giurato su... A roba ghiacciata. Andiamo a cambiare la camicia. Ma che si può fare in borota? Ma la sosta, chi se non è un pubblici? Chi se è figlio di militare, un po' capito no? Un sacci, ma camicia se la da cagnà. Andiamo c'è. No, io la caccio a chi? No, io la caccio veramente. Io ci ho dico sempre, figlio vostro, Gabriele, tu hai troppa confidenza. Ehi, e che ne so tu? Ma che sei frate, Gabriele? No. Oh, e non devi andare a conferenza. No, scusate, invece mi è scappato. E non ti andai a scappare. E morì. Ah, sei tu a posto su. E poi che stanno facendo tu? Non ti ridi niente che fa, Martini? No, ecco, forza, andiamo, avanti. Andiamo bene, andiamo. Tipo, secondo te, no, che ha già fatto? Io e Gabriele siamo cresciuti insieme. Tata, chi la vai? Sta crescendo, crescendo. Ti scordate fa crescere con il cervello tuo, andiamo insieme. Non sta niente a fare, in questa casa si sono circondati le scime. Sono le scime. E per me? Ecco qua, allora. Ma dove la scordi? Il fumo è nato, schiavattiello non stupidisce. A che sono da presi? Andiamo bene, là. Fammi sentire. Ma dove sono venuto pure prima? A sti figli vostri che hanno ammurato e me lo so giù. Ci fatto buono. Ah sì, sì, fatto buono. Però mi racconto perché io sono un poco preoccupato. Ma tu state preoccupato a fare? Io mi sono rivolto all'uomo di grande esperienza, a un zanzale specialista. A un? Zanzale? Come chi lo fa finta in casa? Chi si fece appare male di noi? Ma tu state mai a sentire? A giocare. Mi tengo una sola amica e mu. Ma sono giù da Dupis e che l'India 4 e 4 ha trovato tuo marito surdo. Sono passati 10 anni e si non vuole, e si non sente e stanno felici e contenti, padrone. Si fa buono capire che sono sciocchezze che non mi interessano. Fammi capire, la persona di Napoli è venuta? Sì signor, come vuoi che sta con me? Quando volete voi la cacciamo? Bravi, allora valla a pigliare il porto del capo, però state attenti. Si saprei giro a Gabriele, l'hanno innamorato, portatini immediatamente andate a votare. Ma raccomandati! Ma padrone, mi carica! Mi comandà, lo schiavattiello vuol subitisce! E io che se mi preoccupo, capito? C'è più! Angela, non mi voglio mettere! No! Caffore papito, prendete il catarro! Ma va per me, no, non lasci là sto guaglione, lascia stare! Papà, non ti nervosi! Voi c'è una cosa mi diverte. Mettimi su cile. Bravo. E che gli ho fatto? Quando caro malato, chi è che passo guai? Angela Rosa. Chi le fai cataplasma? Angela Rosa. Chi le fai decotte? Angela Rosa. Abbiamo capito. Me l'ha già misa la cile. Ma già mettermi di sì, 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 in un momento che ha sto corn, ecco questo correttino contro i malocchi. Ma no, ecco, cornicella è bassa, non lo so, voce. O cornicella è che sta, figuretta. Ma non è figurando buono, amico. Ma tu chi le sta agito? Si mette a Santa Lucia, a Santa Rita, a Sant'Antonio. Insomma. Papà, che le so figure le carte, quanto fanno cosa? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Avete ragione! Ci manca Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Ti manca che tu vado piano e mi faccio da. Ehi, dai, la sacca, mica lo può. Puzzi, puzzi! Allora, vai! Tesoro, ma che fai? Boom, sparisci! Sono venuto a bere. Ed hai lasciato solo la tua cucina. Sì. Per questa volta dammi un bacino sul ditino che mi sono punta e ti perdono. Voglio vedere se si punta il sederino, dove la fa baciare. Yolanda, davanti alle persone non essere infantile che mi sento ridicolo. Ma guardate come mi tratta. Cattivo, cattivo, cattivo. Te ne approfitti perché sono una cucina piccola piccola. Aspetta che mi cresce il beccuccio e vedrai quanti pizzicotti ti devo dare. Va bene, ma chiamami Gabriele. Quando dici pucci pucci pare che il pucci mi sente camminato. Beh, insomma avete visitato la salute, che ve ne pare? Oh bella, bellissima. Una terra meravigliosa. Tutta proprietà di mia madre. Oh. Sì, la baronessa Cristina Foncazze. Ma prego, accomodatevi, vi date posto. Forza, forza. Ah, oi. Sono un poco stanco, abbiate pazienza. Bene, comandetto. Cosicché vostra moglie era nobile. Nobilissima. Mamma mia, e dove l'avete conosciuta? Dovete sapere che lei e la famiglia ogni anno passavano le vacanze qui vicino, verso Sorrento. Noi ci siamo incontrati in casa di comuni amici. Ci conoscemmo, ci innamorammo e decidemmo di sposarci. Siccome a lei e a mia moglie piaceva tanto la natura, il verde, la campagna, la frutta, tutto questi belli cusarelli, decisi di comprare questo grande appezzamento di terreno, costruimmo la casa e venimmo a vivere qua.
Però, dopo la nascita di Gabriele, il signore se la chiamò e io rimasi su. Ma che donna stupenda. Teneva una mano bianca che pareva... Oh, ci le Santa Donna! Come? No, niente, non vi preoccupate. Quell'Angela Rosa che l'ha conosciuta molto bene se la ricorda. Sapete com'è? Quella è stata tanto tempo qua in casa nostra, allora ogni tanto si prende qualche libertà. Però vi garantisco che è una brava femmina. No. E quella baronessa prima di morire mi chiamò. E mi disse, Angela Rosa, pensaci tu intorno a me. Tutti cretine! Ma lascia stare, ma che stai dicendo? No, quello mi ha dato così perché era australiano! Ma quando vai austriaco, australiana, capisco! E ditemi, Angela Rosa, chi altro mi disse la baronessa Boncazzi? Ambricette, Angela Rosa, sto chittando sangue! A mio figlio piangici tu! Parlava in napoletano! No! Quello era nobile dell'altro, parlava austichese. Non l'ho detto così per farmi capire meglio. Mia moglie era un'aristocratica 24 carate, ci piaceva le cose belle. E per se Gabriele ha preso tutto da lei. Sì, era un matricida. Come? Un matricida? Non la mortificate, voleva dire matrizzata. Matrizzata. Sì. No, è tale quale alla madre, sembra una foto di Giotto. Una foto di Giotto? Ma che c'entra? Giotto era un pittore. Sono ignorante, scusate specialmente voi che fate Clodoveo. Aspetti, donna Rosa, ma io voglio farvi una precisazione. Anche oggi, durante il pranzo, mi avete chiamato spesso donna Archeo. Ma io non mi chiamo archeologo, io sono archeologo, ma non mi chiamo così. Ah, ci capisco. Certo, no. È come se fosse Angela Rosa, però non mi chiama così. Ma no, signore, ma che tu ti basi il proprio scemo? Il signore di nome si chiama Clodomeo, archeologo, è la professione, ci capisco. Esatto, come mia nipote si chiama Yolanda, ma è una botanica. Bravo. Certo. Io sono una botanica. E me la immaginavo. Che vuole sua? Studia le piante, studia! Le piante! Scusatemi, io sono ignorante. Scusatemi specialmente voi che fate Clodoveo. Ancora? Ma insomma, archeologo! Se niente da fare, un blocco mentale che tiene, senti, io mestiere vostro, non l'ho mai sentito. In due paesi ci stanno professori, ieri, c'è avvocato. Ma nessuno è venuto a dire... Con permesso, vado un momento da Clodoveo. Vado un momento da Clodoveo. Scusate, ma è meglio che me lo faccia partire. Perché tanti conosco solo i Mulignani, i Cuparuoli e la carotide. Ma la carotide? Che la carotide è che si è il tuo bene? La carota! Insomma, è pastinato. Bravo! È pastinato. Pastinato. Ma questa è la differenza di quando uno va a scuola. Certo. È nato no. Però... Io come voi io conosco a San Nicola, a Ruth, e Pastenaco, o Prudusini, però voi siete botanica, ma io no! Date la buona che ho! Per essere una cameriera mi sembra alquanto linguacciuta e insolente! Non esagerare, dai! Chi ha detto di male? Andiamo, che è meglio, su. Si è fatta da te? No, sì. Si è fatta assolutamente. Ma io non so, io penso che si è fatta proprio loro di tornare a casa. Un attimo. Prendo la borsetta perché mi devo fare un ritocchino al trucco. Ti devi toccare. Ce ne andiamo. No, vi accompagno dentro. Venite, ci prendiamo anche un caffè. Venite qua. Venite a me, sta arrivando voi. Allora non capito, o porco siete voi? Sì, o porco siete voi? E quanto è brutto! Allora, chi si casa di sputtare da me? Ma quando mai? E basta, siamo là di vista, già dove mi hai da pazziare! Ma mi ha dovuto anche accompagnare chi che l'ha da fare! Scusa, mi sono caro di niente.
scusami tanto, sono un po' balbuziente. Siamo un guaiato, ti dai capire una cosa, quando uno fa qualcosa un matrimonio non mi è buca, così lo chiamano. O porco, sì signore. E va bene, faccio pure un porco, venite per stessa sorte, che santa fa. Va bene, tutto quello che vuoto, va bene, faccio... E chi si fa tu? Io ti raccomando con Nello. Aspettate, quella dentro ci sta mio figlio, capito? Lì all'oscuro della situazione, non sa niente. Questa è una cosa che ho organizzato io, non deve sapere niente. Tu ci hai spiegato la situazione. Ma tutto cosa, padrone. Bravo. Piano. Tutto cosa. Bravo. Vedete, cutalè, abbiate pazienza. Vedete, cutalè. Vedete, colonne, abbiate pazienza. Io se ho cagato. Ah, porto lì. Ma perché non dicete prima? Accomodatevi. No, dico, se ho capito bene, vostro figlio, diciamo, ha violentato. Ma violentato è una brutta parola. No. Allora, seduto, diciamo. Non si seduto. Non ha seduto. Una mamma. Non si seduto. Ok, ho capito. Ha violato. No. Mi sto pregando, scusate, non l'ha violato. Ma come ha fatto? Stava a dire chi? Niente, così diciamo, ingenuamente, stupidamente, diciamo per gioco, l'ha deflorata. Ah, l'ha deflagrata. Ma che è una bomba a mano. Deflorata. Ma che l'ha messa, si dice, senza ombrello? Dice lo parrucchiano, farati, io. Detta così, sei più bello. Ecco. Sembra che uno ci ha luato un mazzo di fiori a mano. Bravo. Insomma, come dite voi, la deflagrata. Deflorata, sto pregando. Vabbè, ma in questo modo, diciamo così, ha voluto fare una cosa piacevole. Ha tolto l'incombenza al suo futuro marito. Bravo, bisognerebbe ringraziarlo e riverirlo. Ah, se non toccava il bisfotto, non può parlare. No. E poi riuscito a ringraziare, tanto qualcuno prima o poi lo doveva fare. Aspettate un momento, no. Ora il bordone faccia voi. Ah, sì, come lo permetti? È un paragone che faccio a voi. Ah. Come nella metamorfosi la crisalite diventa farfalla, anche io che non sono un... un porcello e la sposerò! Ma fanculo! Non sposerò la fanciulla! Ma da me, porcatorino, mamma mia! E farò anche io la mia metamorfosi! E da porco diventerò voio! Bravo! Vieni un po', ma forse non ti conviene di più! Spicciati, ma noi siamo gente seria, non dovremmo dire la pelle! No, quello che detto a casa, sentite ancora! Altro locale? Tengo un locale aprile! Tengo un canto per ospitale! Ah, e se è giunta la macchina, che è successo? C'ho il callo matrimoniale! Salito bene! E se sono rimasto vedo tre volte! Maronna santa! E tengo una cozza sulla me! Come va il suo pisciavino di qua? Ci tengo una cosa soltanto! Ah, che cosa? Che la ragazza ha dato nel nucù. No, vi prego, non facete questi nucù. Scusate, pocorì, caro sì, non facete questi nucù. No, ha dato nel nucù curriculum onesto. Ah, questo sì. Che sia sana e senza problemi. Non ti preoccupare. Se non tenevo problemi, chiamate Matti. Ma stata zitta, animale! Il signore vuol dire che la ragazza deve stare bene in salute. Ah, e se è per questo, non ti preoccupare. Parliamoci chiaro, sto inguacciato, Come? Parliamoci chiaro. Io sono inguaiato. E se è che sei stato inguaiato? Io sono disposto ad accettare qualsiasi cosa. Bravo. Anche un contratto a tempo indeterminato mi è a stallo con l'uomo di porco con mamma. Bravo. E si muore che è una cosa esorda. E ne va, cosa? Una bella cosa esorda. Ah sì, sono disposto anche a grugnire, Non mi preoccupa. Vabbè, allora tutto fatto, non si torna più indietro. Sentito, Cardarella. Ma che Cardarella, colonnello? Sentito, colonnello. Ma non è trovato a chi? Ci tengo un braccio, una mola e mangono via. E ad all'incurabile, come stato? Io tengo una faccia, una parola e manco una lira. Meno male. Poi ma siamo esclusivamente sulla dote che voi la lascerete alla ragazza.
Di questo non vi dovete preoccupare perché la Toti è abbastanza cospicua, ma ci tirate una bella moto. Però io vi consiglio, appena avete una cosa di sordo mano, di andare immediatamente dalla Lettrauto Foro Ponto. Noi lo facete prendere poco e il ponte che si attacca. Andatene a papà. A papà, a chi? Andatene a Pacienza con me. Ah, ecco. Sì, ma Pucci Pucci, fa più comodo. Ah. Forse mi sono persa una scena divertente. Pare sia scappato un porco. Abbiamo sentito delle voci che gridavano il porco, il porco! No, ma state pigliando i miei capelli! Tu dico, ma state tranquilli! Quello dicevano a me. A lei? Sì, sì, sì. Lui è lui è un veterinario, è venuto qua per curare un porco che sta molto malato, è bene? Sì, è bene! Scusate, cutale, abbiate pazienza. Ando con cutale. Che volete? Colonia, abbiate pazienza. Ma va spiegato niente. Cicibacca. Stanno a pavotto, Cicibacca, si chiama Ciccone. Ma chi lo fa? Ciccone mi ha nominato contro i malucci. Sì, è buttato un po' che gente. Mi ha sopravvalutato davanti ai vostri occhi. E perché? È perché io non so ci fa niente. Non voglio fare niente e non faccio niente per cacca. E non faccio niente per cacca. Si destitica? Non faccio niente per cacca. Cancella tutto sti niente. Ah, non mi preoccupare, questo lo so. Sapete com'è? Lui esercita abusivamente, però con gli animali o masti e tutti i masti. Ma io veramente! State zitte, dice così, la signorina piangete Don Gabriele! Oh, e la porcella che? La chi? Come si permette? Tanto ma sì! Scusate, quello parla un po' anche francese, voleva dire la pulsera, la pulsera. Oui, scusate, curatelo, sentite. Parlo con curatelo. No, sentite un attimo, ma voi tenete una grande uova. Non facete sto. No, tenete una grande uova uaglione, loco, ma voi facete sapere. Permettete? Scusate signorina, ma che tonite in damo tante? Ma che ne permette? Ma insomma, signorina, a me mi piacete tanto. Sì. Abbiate pazienza, ma quando è andata lì? Ma scusatemi, ma di che cosa stiamo parlando? No, volevo dire, e di me che cosa ne dite? Ma che devo dire? Ma che poi dici che si sta scrivendo un romanzo su di voi? Vabbè, ma che volete dire? Ottimo, che è un ottimo veterinario. Anzi, vi dico una cosa, se avete un animale ve lo consiglio caldamente per come veterinario. Bene, io tengo un pappagallo. Su Torit! Ma che sottoletto? Ce l'ho su Trespolo. Su Trespolo? Certo. Su Torito? A certo. Notte? Di notte? Ma anche di giorno? Me non lo so. E da nemmeno? Sì. Che te lo vuol dire, l'esposizione? Certamente, quella dei coloni meravigliosi. Oh, non sapete che facevano un accolore, si va a Io invece un barconcino piccolo piccolo. Sì, sì, da me. E così affezionato a me che la notte si accuccia sul letto e dorme assieme a me. Bello, barboncino, bello. Ehi, sono con fratello Ugo! Sono con fratello Ugo! Sono con fratello Ugo! Secondo voi un mimo con babà? Babà, non mi pavano, babà, ossia! Un mimo con barboncino di toletto, rubi! Ah, già. E no, avete ragione, aspetta, poi ce lo dico. Scusami, Yolanda, però, lì il veterinario ha ragione. Ma vedi, a volte gli animali possono avere delle malattie che facilmente vengono trasmesse a lui. Non è igienico dormire col barboncino dentro al letto, hai capito? Vogliamo andare? Forse è meglio. Andiamo, capire. Anzi, facciamo una cosa, ma vi accompagno io fino all'uscita del paese. Va bene, facciamo un quattro passi insieme. Saluto i signori, permettete? Permesso, colonnello. Andate a fanculo, come? Andate, fanciullo, andate. Ma sapete, ma perché non state zitto? Qui state facendo solo guai a casino. Ma raccomando, Cicco, gli va a accompagnare chi si cava, qualunque cosa fanno cancellare. Non mandare cavolo. Ma raccomando a pure, mezza lento, ma raccomando! Andate tranquillo, costa andate! Tu mo mi spiega a me che resto, fa trovo veterinario. Tu stiamo facendo vai più così! Oh, perché la signorina è la figlia di Dottor Rosso! Noi basta lo scato, ma che c'ha zecco? La signorina è la figlia del direttore Rosso! Ma che c'ha zecco zo? La signorina è la fidanzata della signorina Gabriele, che loro fa rosso, non da sapere. Ma non è che state deflorata! Ma allora si scemo lei! E la fidanzata legittima lo figlio del padrone! E invece chi ne teneva nati il legittima! Ma te vedete non porta! A me non mi passa neanche pagare! Allora. Io sono soltanto un prostituto! Però non diceva così perché mi fai venire la giangera! Che giangera fa? Io sono prostituta e si chiama! La giangera! Ma ci stanno tranquillo!
Ma non stanno! No, stai tranquillo! Ah! Vabbè, anche a coppia, non mi caccio neanche se mi abboffano i mazzami! Le capite? Le mazzate, che ho fatto? È troppo buono! Le capito? Allora, se ti giungo qua e non ti muovono, i muovono! Aspetta, aspetta, Roma! Fammelo pipì, fammelo pipì, fammelo piacere! Ti tengo la liquidezza in tasca! E tu, ma tu, ma che fai? Ti tengo la liquidezza in tasca! Ma muore fame! Vieni se mi può portare pochi pane e papà ne ha preso tutti con banate e salame. Non ti incaricare, vado a turno, cassami chi ne ha preso tutti, non ti muovo, li muovendo, raccomando. No, fa presto, va. Ma tu vuoi morire caroppo, tanto a matrimoni che si avevo da buono come si stava, vuoi rapendo. Può sentire scemo, può sentire scemo, scemo, scemo. L'ha già acchiappato. L'ha già acchiappato. Non l'ha già acchiappato! Ma che sta acchiappando chi? L'ha già acchiappato, l'ha già acchiappato! Non l'ha già acchiappato! Scusi! Chi state, bel giovane, ma voi che state acchiappando altri? È Lampadello! È Lucio Lucio! Ah, ma forse voi volete dire le lucciole? No! È Lucio Lucio! Capito! Ma a quest'ora non ci stanno! Ci stanno! Sentite, muoveva la birra a Zambuglia! E pure che le buono! Ma che dice? Io, anche se io non abito in campagna, vi garantisco che a quest'ora sti Lucio Lucio non ci stanno! Ci stanno! Sì, aveva ragione Bimbo, ci stanno! Che Bimbo l'ha già acchiappato? Perché fate pure io! E facete morire! Ah, ma che sto a fammi! Ah, mi piace! Ehi, vabbè, no! Vabbè. Bimbo, ora sta! Osce, voi! Io sono Osce! Ma tu chi sei? Scusate, permettete, del fino carosiello, oi! O munne è storto, ma Bimbo l'ha addirizzo. E che c'è fatto il trovo, un biglietto per non menerare. Con questo giovanotto non può lavorare perché c'è. Governo non me ne raccomando. Chiunque lo incontri, lo assecondi e lo aiuti. Firmato il parco del paese, Don Bartolo Ceri. Poverillo, però mi fa tenerezza. Senti, Bimbo, ma sto biglietto che te l'ha dato? O parrucchi? O parrucchia? Volete che la legga a mano? Io indovino! Allora sai indovinare pure la short! Sai indovinare pure la short tu! Ah, volete che la legga a mano? Io indovino! Ho capito, ma allora vai trovando pure sei soldi, vai trovare! No! Ma quali soldi? I stai scemi, gli acchiappa il Lucio Lucio e c'è porta a papà coppo cambusante. Coppo cambusante? Coppo cambusante, e chi lo sta scuro? Non ti mette una luce. E che ti fa? Da leggere un giornale? Ma chi stai scemi? Ma però che anni? E non ci faccio il fondo? E anima sei sensibile, e anzi mamma, che ti voglio bene, che sta a capo, che mi voglio più fortuna, ma voglio. Ehi, tu mi rende! Fra poco! Benacciore! Ma quando ho fatto solo che sta male, benacciore! No, allora! Fra poco, benacciore! Ma non, signore, ma mira, buono! E ton fun! Pum! Ma chi sta sciamando? Fatele male, no! Io sono fudente e scemo, che mi ha combinato! Ma che te ne aspetti per là, in bocca te? E come mi mangia a marenne che mi ha sporco? Dottor, chi stiamo pure? Coi? Piacere, dottor Nasci. Sono stato il chef di piacere, non l'hai preso. No, dico, sono Delfino Carosiello. Scusate, tengo un po' la mano sudata. Lo zinco blene, sudata. Qui pare che avete messo la mano in un quadro. No, che lo fa cagare. Fa caldo, l'avete capito o no? Ma insomma, che vogliamo fare? Sentite, noi abbiamo sentito il Lucca, ma fosse successo qualcosa? No, che lei è venuto un giovane scemo con un ragazzo con porchiò. E chi l'è Bimbo? È venuto un giovane scemo con
dicendo col biglietto del parrucchiere. Ah, e la gente è bimbo, non mi preoccupate, non fa niente. Quando mi andate per via, col crucio ti porto subito. E come ho detto? Come ho detto? Come ho sputo in mezza mano. Allora è Peppa Russa. Allora è per pericolose. No, è pericoloso. Certo, però è sempre uno che la sta accorto, a capo non è buono. Eh? Comunque ci metti in chiacchiero io. Totò, chiama Maria Neve e già ti ha pigliato la cane presa. Ti tengo che fa. Sì, sì, la cane presa, la cane presa. A che ne sta cane presa? No? Ma non è una cana cana. E la suocera vostra? E io tengo per suocera una cacacana, una cane presa. Totò, addosso vuoi? Ah, meno male. Uè, gli avevo la coppa mare. Ma manco che sia maronna mia. Ma manco che sia maronna mia. No, no, è la mia. Oh, porco sei tu! Sono io! Vabbè, che bocca! Sono un porco molto affamato! Mariana, mamma fa una cosa, ce l'ha mai da magna per via, Marelli! Tu non lo che fai? Cammina strutta e curiosa a fianco a me! Vamoci! Cammina, vieni! Allora vai! Aspetta! Ma a me mi butta sempre un po' che per fare il prosciutto! Sotto il rambo, sotto il pintare il prosciutto, guardate attorno, non ti muovi a caso, mi muovi, non ti muovi a caso! Io dico chi stiamo paese è scemo, io dico ma come mi mangia Marenne che bella sporca, voglio sapere chi stiamo. Aiuto, venite chi le ho porche, chi le è stata sposata a Graziella, a me mette Graziella che appena si cucca in una cortellata in da panza. No, a me mette che Graziella ci mette un veleno per uno ciò in tu caffè. Mi pensi che casa sta imbriacando a uscio, a due ore che la funcella poi è entrata in gira dal fino carosello. No, faccio una cosa, mamma ne va. Ehi, amma bello, bello, bello. Ma siate per la cacò, calma, vado per la cacò, fuite, andate per. Quanto è brutto, che corna cosa? Ma davo di qua, ma venite, no. Mamma mia, stava la ripetita, già sto prendendo supporto, no. Ma vedo che è successo, che si è pigliato il certificato che mi ha dato breve adesso la mia serenità. Ma che buono a me, da credo, che bai tuo. Prendo mamma, adesso ti indirindò. Ma io sono brutto, senza documento. E me la cazzo ti indirindò. Ma non andate a volte, siete, bimbo, che bai tuo, non c'è. Allora non mi ha parlato. No, bimbo, aspetta, bimbo, aspetta. Ah, tu non sai chi sono chi. Mi sono figlio di Mauro Parrucciana. E allora vieni con me. A Roma porto. Te faccio fare un figlio. Un figlio? Ma che stai dicendo? Un figlio. Ma che sto fossi scemo? No, chi lo è scemo? Ma perché non puoi venire? Vieni, ah! Ma ti puoi fare sto figlio? Te faccio fare un figlio a mamma. A mamma, dov'è? Che lo fa fare figlio a tutto quanto? Mamma. Ma senza niente. Ma perché mamma te che fa? A mammano! A mammano! Ma forse vuoi dire la... la levatrice vuoi dire? No! Mica lava i panni! Ma che c'è? Mica c'è la levatrice! A città la levatrice! E mica sono cinque io! Mica sono allora cinque. Non puoi venire! Ma davo no! Ma bimbo! Chi si messa su struffione la me? Ma vogliamo fare un gioco? Allora, se io sono il ladro e tu sei il brigadiere. Brigadiere? Sentite, brigadiere, mi piace questo gioco? Brigadiere! Sì. Bimbo! Ma che tu? Oh, scemo! A me! Vai con Mario! Ma hai tanto d'occhio? Posta! L'hai già ciappato! Non l'ho già ciappato! L'hai già ciappato! Ah, buia, grazie, ti ho aspettato! No, signore!
Io, il singolo di questa soglia, non no! No, e posso un cascotto a Nazzi Nicola che si aiuta a mettere l'uniforme? Ma perché ha pigliato posto in tasca qua? Avete buttato quella a me! Mi buttato la carne! E poi vogliamo ci portare un vicino! No, mi dispiace! Ma mi dicevi da che sta casa o padrone? A casa vostro padrone o cane, sì! Angelano! Angelano! E voi altri dicendo che avrete un po' scopato! Io ti aiuto a guardare l'occasione! Uffa, mamma! E che cavolo! Stava la figlia grida Angelano! Te ne bambata! Mannaggia l'uomo, mannaggia! Che se tu potevi dire all'epoca nostra, quando portavamo il mutandone long, ne verite guaglione mo, senza riferimento per amore di Dio, se sta a saccare il guangano, si alluda un fiore alla nostra presenza, ma che lo quando mettono l'occhio in coppa a un povero figlio e mamma? Sì, coppa un povero figlio e mamma! Ma che povero figlio in occhi volete dire? Senza riferimento, ma amore santo, se mi sta su quella frutta e l'occhio. Ma tu sapete come vanno queste cose, me ne canto? Che le guaglione non escono che minigone, che cazzo un street, e gira attorno al giovinotto, come un satellite gira attorno a luna. Chi che ha fatto sta televisione, pure un satellite ci si è imparato. E chi lo giovinotto pensa? Ma che è solo questione razza, e vedremo prima che arrivi papà luna, noi, parto, e meno razza suya. Angelano, e a voi mi pare giusto che la guaglione non si può passare alla mano? Perché mentre cammini c'è sto pericolo che ci va arrivare una zappria! Me ne andò, ma chi va per chi sti cieli? Chi sti razza via! Angelano! Me ne andò! E fatti per tutte e due! Che ci ha fatto su malamente, mamma, posso fare? Non ti metti una paura, mamma! Angelano, venite sta figlia mia che faccia a pianto da te! E te ne vuoi animi? Ma con un ricostituente sta a posto! Angelano, io di là avevo fatto sapere che se non può. Mamma, stato zitto, ma non ha giocato, ma perché vuol che avesse fatto difficoltà? Ha giocato, piglia, ma vuol fatto, basta. Allora, aspetta. Angelano, e la guaglione aspetta. Hai già visto che sta aspettando? Angelano, non faci da sciamo di chiave. Ma che re? Che la guaglione aspetta. Aspetta. Mamma mia, mamma mia! Angelano, aspetta! Ecco, Frenzio, si è smascolo, chiamano Vicenza! E si è femmina chiamando Cristina con Cazzerro! Bravo, mia baronessa Cristina! Me la canto! Io ti cerco scusa, porazzo, che ti ha gemenato! E tu vincerai, mi raccomando! Vuoi un po' per acqua, sì? No, grazie! Mamma, ridi un po', ridi, come mamma fa, me la canto! Mannaccio mare inquinato, mannaccio, come si è andata? Ma mo per cirillo può risultare pure figlio di una porca! Calimba fa, può ricercare nasce 7 mesi! Angelano, picciamo muto, ma la comanda! Ma non Io sto qua! Ridico, che spazio di questo bastone? Ma niente! Una colpa della strega! Me l'ha già portato per sicurezza e faccia capo quattro volte! Angelano, prima ci muovere perché tengo che fa. Ho amicizia addosso. Va bene. Ma raccomando, voi femmine state per zitta. Facete parlare a gomma, perché quando parlano a gomma, ma parlano a gomma. Nico, se capisci, se no che ti chiama la fa. Ehi, sono bello, la brava casa sei tu. D'accordo, e non passate dalla mia bocca, se no hai se vuole me ne va. Io un pazzo fa, un pazziero, io sono un lobo, e io già parlavo. Ma no, ti riuscirò a toccare su lei. Angelano, non mormoriate sotto i baffi. Io non mormorio i baffi, lei tengo, ti ricordo. No, perché parliamoci chiaramente, io tengo quattro capi d'accusa e potesse fare una denuncia alla tributaria. Sequestro di persona, violenza carnivora, abuso di minorata e atti di schifezza al luogo pubblico. Quattro capi, Angelano, io tengo quattro capi. Canna, io tengo una sola mamma! Buonasera a tutti! Buonasera! Finalmente Robbo! Permettete un attimo, 2 minuti e 20! E cosa fate? Già se ne chiude, è brutto!
Zitta tu! Tante volte un uomo che viene da fuori ha dei bisogni che con rispetto parlando non si possono dire davanti a tutti. A noi ci tocca di essere comprensorio. Venite, caro sì, venite. Padrò! Che? Aspettate un momento, aspettate pure qui che ha fatto già più bisogno. Ma che c'è? Padrò, questo matrimonio col porco non si può fare. Come non si può fare? Ah, niente, ci dico, quello è un attacco momentaneo di pazzi, non preoccupare. Ah, padrò, facciamo parlare un momento. C'è una ragione, così ragionevole, che mi date ragione pure voi che a volte non ragionate. Quindi ha ragione. Ma come per me? Fatti andare a venire, forza. Ma fatti i servizi, immediatamente! Grazie, io vengo, aspetta un momento, aspetta! Guardate un poco quanto la comprete! E prima di una tazza di caffè meglio, spiegami! Piscina, grazie, un caffè ce l'avevo pigliato da fa! Sì, proprio mo ce l'avevo pigliato! Figurate, ma si sputavamo in terra! Sputavamo marrò! Niente, sì, che cambi andrà a finale, ti! Vieni, canto! Piscina, mi sono mortificato! Quelli ragazzi, certo, in mascalzone, parlammo sotto metafora, E perché metafora? Non posso meglio sotto un virgolato? Ma capite, Nicola, ho detto metaforiche, nel senso che diciamo ma non diciamo. Economici, scusate l'interpunzione, quando parlano e femmine, vabbù, ma noi siamo fra uomini, o diciamo o non diciamo. Ma certo che diciamo, Nicola. E allora se diciamo che diciamo, diciamo. Ecco, allora diciamo che diciamo ma non diciamo. E allora diciamo che come diciamo, diciamo, e non diciamo, non so capendo niente, dicete voi. Volevo dire, dunque, certo, quella è sbagliata. Lui ha sbagliato. Giusto è fatto. Lui ha sbagliato. Sì, ha sbagliato, ha bricato. Però devo dire che è una brava persona, e si è pentito. Si è pentito? Sì, sono pentito. Sì. Sono pentito. E va bene. Allora diciamo pure che se no diciamo, che accettiamo questa riparazione. Bravo. Scusate, brigadier, ma come brigadier? Ma che? Io volessi sapere una cosa. Ma che è una sport di friarì? No, una sport di danno, non pure corre. No, dica. Ma la sposa è quella. Ma quella chi? Quella con il cappello in testa. La zizia giù? No. La sposa è quest'altra, che le sa sta succiando. Ah, me meno male, io mi stavo venendo una corda. E in canna la mettessa la corda. Ma stavo venendo una cosa, ma stavo venendo. Dunque, allora tutto a posto, vogliamo fare le presentazioni, che dite? Se posso lì, sono il popò. Che papà, viene si lavora, cosa mi posso dire? No, sono fino a Coronello. Ma come fa con Salo fino? Sono dal fino Carusiello. Ah, piacere. Sì, Nicola. Ah, la brutta. Poi, ma ci ho fatto un bello nuovo professore. Ma si dice che non vado a dare un giorno. Dai, ci ho fatto proprio una bella impressione. Non lo mio. Ah! Che stanno, dica? Aspetta, me ne vado. Come sta saliendo una prova a 40? Ma che santo non vuole! Che ne saci? Papà, io avevo annunciato una cosa che sa. Suppe soffritto, e sempre suppe soffritto. Io? E quando sa va a fare con certa gente, e sa sempre lei sa sentire il fieto del vizio! Ma che è stato di qua? Tieni, legge, te non si esse biglietti di bu. Oh, ma lo chiamo, una trovata l'altra. Madonna, ecco te la fabbrica di scemo, amici, io mi sono rappresentato alla presenza della vostra presenza con l'intenzione di mettermi d'accordo su tutto il disaccordo. Ah, benissimo. Allora, magari porti masticina spumante. Mamma, vengo che papà ne ha preso un po'. Signore, la domacca, la prete, assettato. Dice però la dura si trova di fronte a certi cose a verità, Andò, allora vuoi parla tu? Io me ne vado proprio, signori, arrivederci! Cicara, signore, vado, parla tu! Amici, guardammoci lì del palo! Come? Guardammoci lì del palo e voi! Ah, sì! Io tengo 4 capi salsicce! Io tengo una sporta di friarillo! Io tengo 4 capi raccuso! E potesse fare una denuncia tributaria! Sequestro di persone! Violenza carnivora! Atti di minorato qui! Ma d'accordo! Atti di difesa in luogo pubblico! 4 capi, amici, tengo 4 capi! Cazzo strumento! Porto le lì, ma non è cosa! Ecco, ma ne che ha mai da fare?
Ma ho cercato di fare il prosciutto e la prego! Ma non la prego! E non è colpa sua, io. No, ma pigliate la sangria. Ma dovrei andare già, ma sta pigliando il cibalino, pigliate. Si capisce, sta roba passarella, cioccolatina, dice certi cose. Non si fa, non si fa poco, ci può fare. Non morire pure cacaggio. E se questo non ci ha fatto niente, ma che cocco colpo le tecchi? Che colpa? Che lo sono un cane, mi dico a fare una cosa di indosto. Ma perché faccio una cozza di indosto? No, 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 faccio una cozza di indosto. Lasciate stare. Dice? Avvicinati alla raffa, la rinunziamo a destra, non ce la ma scusate, viene canto, ma se lo fate era così semplice che non era complicato. Io poi ho visto che l'ha dato a disposizione, ma guaglione, amici, ma riuscite per una cosa, stava a mangiare solissimo. Come, te non ha fame, te? Tu sai mangiare? Come? Che capogli sta a me? Rispondete! E come, non sai ci va a mangiare? Mangia te! E quanto davvero, Pipi, lo sa vince? Ma che ne sa, ci va a capire la sera quando fuori via a chi? Si scusò! Dimmi una cosa tu, ma la sera prima di accucca, come dice? E come sono che dice? Ma come dice? Ma sono! E come mangia lì? E che mi cacca! Ecco qua! E non dice niente più! E che cacca ci dice? Dimmi la commedia! Forse la volete sentire in francese? Ecco, però, Sentite, vaga a fare la poissière, La poissière! Ma con lui a tu lo mondo, ma buona così! Farebbe lì, Sì, ma che dice chi? Si è alzato, ma Buona vita, mannaggia, la puzzellatore, mannaggia! Scusate, abbiate pazienza. Colone, abbiate pazienza. Ma rinda sta famiglia ci sei suo genio a fantasia. Genio a fantasia? Rinda sta famiglia ci sei il germe della follia. Aspettate, io c'ho domani. Nico, hai tocco così o sposo? Ma in da famiglia vostra finissimo qualche germe? Ma che vi interessa? Oh, quella è la prima cosa. Aspettate, una domanda. Domanda, mi domanda. Tu qualche germe e proprietà? Nico, ma che te la fabbrica non è prete prezioso? Sì, ma facciamo pure il fratello, sei gemma. Ma chi lo sposo c'è te? Non dico scusate, ma su gemma che dicite voi? Forse un giocattolo. Sì, è una specie di mazza pipa. Ma che stai dicendo? Non ho potuto far meno. No, me l'ha ordinato il medico. Ma che cosa? Il medico me l'ha ordinato. Ma dico, o facciamo pazzi a mazza e pipi su rita casa. Che non si scassano. Bravo. E poi tu non dirla che lo sto così guaiato, la vimba, ma la vimba sta sempre a mare via. Mo, basta, mo. Io mi sto arrabbiando veramente. Mi sto arrabbiando veramente. Qua mi state innaffiando la mia intimità. Mi state offendendo la mia dignità. Non ti preoccupare, nessuno ti fa niente. Ma quello cucù. Tete. Ma quello cucù a te. Io so cagacà. E che sto sapendo? Caro cielo. Delfino caro cielo. Come che si mette nei sordi. Non può capire. Ti. Ma quella così. Dico, ma non mi dirà che si mamma sta così guaiata? Mamma, io sempre non la voglio, mi fa schifo! Bella ragione, mamma, io sì, tu non amici, se fosse stato un mutilato, un sordo, una giocata, se poteva fa passa. Ma scemo questo, no! Scemo! Ma che sono dici? Scusate, Bucaru, Chiattucci, come mi chiama? Lanciate per me! Caro sì, ma mi gusto che scema! Ah, so chi io c'è! Esci da pistola lì! A me mi pare a me, sta bene! E mi ha sassi! Mamma! Mille scemi, scemissimi, non ne voglio! Non voglio! Hai ragione, mamma, e a me, non ti faccio! Amici, qua il biglietto parla chiaro. Senti, non c'è il stesso, non è lo stesso. Non ci spesso che forza, dici. Forza! Aspettate un momento! Ma che cos'è? Ma sta venendo un tubo! Un tubo? Abbiamo due idrolica a cadere! Sta venendo un tubo! Ma così! Ma ne c'hai mai a chi lo mannato? Che succede? Questo è il biglietto di Bimbo! Ah, che cavolo!
che perciò voleva ad essere dittita a me. Ah, chi stai accompagnando in voi? Mamma, io scemo non ho voglia, papà schifo! Scusa, lasciate pazienza. Zitta tu! In questi momenti c'è l'emozionalità del momento! Abbiate pazienza, perché io mi sono rimasto vedo, mi sono sparto. Come? Ha battuto tre volte. Adagio, capi dritto! Ha cagato bene! Mi sono sbattuto tre volte! Come sarò sbattuto tre volte? Andrei sbattendo, non ci piace! Mi sembra d'accordo! Me la dai addosso, io sto dicendo, sono rimasto bene! A vennero tre volte! Vedo, tre volte! Ah, e voi si fa tre o quattro! Mamma, che siete ripugnere, mamma! Nico! Oh, ma la unità! Ah, Vicenza, ma niente giù! E sto spumendo! Porto la niente da una cosa! Ah, non volessi lo sfottere! Me ne canto, scusate, lasciate pazienza, sono nella cara, lo posso chiamare così? Oh, voi prima dite che siete cattolici e poi state a fissa sti sciocchezze, sti superstizioni. Poi facciamo il calcolo delle probabilità. Ossacci che è un poco difficile pure. Chi è già rimasto vedo tre voti, ma quando andate in voto può succedere? Vado paremo! Tanto pazienza! Troppo bene, sto a parare! Oh! E va bene! Ho vicego, corre luce, spugna e spine, grammi ne accettiamo! Sembra da dove si sta andando lì! Ottanta! Ho vicego! E non andrà da dove andiamo lì, ma da me! Ma non da me! Ma da neve! Ma spumente! No, ma non è spumante, le cacciano proprio come vengo! Ma vuole essere sfoglio! Padre! Matrimonio con qualcuno non si può fare, la cosa da chi e facete voi. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Padre, allora aspetta. A chi aspetta? A tutti i cavoli soli. A chi ha di aspettare un figlio? Ma che ce ne porto? Ma che si accolga pure un figlio? Ma guardate come parlo, sembrate proprio un cimicio. Che è cimicio? Ma come si dice? Quando te non usa anche i cimici di l'indipendenza di porti l'interissimo. Che la mamma è un bene, si dice cinico, ecco, cinico! Ecco, cinico, come hai detto voi. Cinico! Cinico, cinico! Padrone, ma quello che sta per nascere è sangue vostro. È figlio di Gabriele, e più mi ha andato male al mangione di... Ehi! Ma quella mamma! Mamma! Non mi dice la mamma! La canzone, ma c'è la canzone! E voi avete ascoltato la mia vita, ma che sacci! Se sono attaccato il porto qua! Mangio visto! Ma quale mangio? Ancora c'è un palo con presunto! Andiamo a mangio! Lo prese! Ma ho sentito bene! Oh. E brava Gabriele! Se non fossimo tornati indietro per il guasto alla macchina non avremmo ascoltato la lieta novella! Stando così le cose credo che ci sia dovuto un'opportuna spiegazione! Io non sapevo niente! Questo è bello! Che anima candida! Va a letto con le ragazze e non se ne accorge nemmeno! Signori! Non ho pigliato confidenza! Mia moglie! E mia nipote non glielo ha letto con nessuno! Guardate tu quando è accaduto! È accaduto nel pagliotto! E tu non fa spiritoso! Io veramente non sapevo niente! E non sapevo nemmeno che il colonnello Vincenzo Aulicino detto su peso fritto si metteva a fosanza alle matrimonie! Bene, adesso lo sai! Vabbè, ma voglio dire, aspettate un momento, non precipitiamo, possiamo aggiustare la situazione. Zio, andiamo. Andiamo. Buonasera. No, resta. Il figlio passi, ce l'ha porto, ma non ti perdonerò mai il ridicolo e la volgarità con cui mi hai trattata. Se ne è giù. Hai visto, papà? Hai visto che hai combinato? Sì, Nico, tornatevene a casa. Vengo io domani da voi e ci mettiamo d'accordo su tutto. Tengo la vostra parola come se fosse firmato in carta da bomba! No, uno, ma 100 parole, ti dico, iate venga! Me ne cantò! Ci ne potevi! Sta macchina in bomba! Forza! La luce! Forza! Ma mamma, là! E la ce l'abbiamo! La papà, quello che ha fatto è davvero imperdonabile! Non ho parole, papà! Non ho parole! Chi se n'è andato con la persa lingua? Sentite, dove c'è? Ma voi siete proprio una fogna. E come lo permettete? Io credo che di me non avete più bisogno. Bravo, voi andate bene, ma lasciatemi il vostro recapito telefonico. Io credo che
Sono sempre a vostra completa disposizione. Se si tratta di accordare un fischio, se si tratta di accollare un figlio, io sono sempre il primo. Ma con l'uno, due, tre, quante ne volete. Andate. Arrivederci, sto dicendo, qualsiasi cosa sono sempre a vostra completa disposizione. Preghiere, per carità, preghiere. Quindò, tu non lo avrai sotto, ma che la fella, ma l'hanno andata. Pupurie, andate, a vostro. Ma come è rimasta già più qua? Mi sei dato un solo lungo. Vado belli, ah. Assato, mi pare la spinge. Sei soddisfatto adesso, sì? Sì, faccio capito. Me ne va, poi. E il numero ci deve sta perché non rimanga. Il ricattere sta. Ma tu ti vai immediatamente in questa casa, io non ti voglio vedere più. Lo so, tanti che sono in questa casa. Non sono nessuno. Ma non fa patetica, non fare la patetica, non sei nessuno, sono coccruno. Ti ricordi, i patti furono chiari. Ora sta, riesco. Ma ricordi che tu non sei più Angela Rosa Schiavo, tu sei Angela Rosa nessuno. Ma non sono nessuno. E me ne vacca. La ciacciappata! Oh, solo chi si ci mancava voi? Non l'ha già acciappato! Bimbo, non è cosa, se ci sta! Baronessa Cristina! Ehi! Ehi, piazzesce, e poi ti taglia tempo, come ti permetti? Madre! O figlio vostro, non è o figlio della baronessa Cristina! Sì! Che la mamma fabbriche figlia! Sì, tu che cacci! Ma va male! Sì! Io saccio! Non è solo o figlio vostro facetta Angela Rosa, pa baronessa Cristina! Io saccio! I mal ricordo! O munne è storto! Ma bimbo la drizza! Cavessa fai voi? Cavessa fa? E si riuscirà tutto quanto che a baronessa con cazzo era sterile e che a Gabriele figlio e figlia Angela Rosa la cammeretta. No, dopo tanti anni posso dire questo, sì? No. E batte sono fatte. E pure le sta vicino. Ha già accettato di fare cameriera a mio figlio. Sì, però giurassi che non ti saresti mai tradito e cosa come faceva diventare acqua? Sì, che stio vero. Acqua. Ma quando all'acqua sta un coppo a fuoco. Resiste, sbollisce, fa rumore. Ma quando non lo faccio, ho tutto il cuore per l'aria e faccio tutta la schiuma fuori. È come se ti riuscisse senza parlare. Ma come? Io sono con l'acqua. Quello che ha benedetto ti fa croce. Quello che te leva sempre. Quello che te leva faccia. Quello che ti spino cesso. Giovera che tu ti mangi i maccaroni. Ma è cardinte chiuso, ma cosa? Angela, che maccaroni si mangi nisciuri, capito? E se ti stessi zitta, voglio dire, potevo pure abortire. Non mi fa sapere come con quella faccia. Tanto all'inferno ci va chi? Non vai tu che ci azzecca? Ma come? Figlio di una grande sorella che mi ha guaiato tutta la vita mia. Per la vita deve avere un figlio che non è figlio. È come se me l'avesse venuto. Il governo non lo può nemmeno mio. Io che ci azzecca, sì! Ma mio figlio non è sterile, farà di nobuto, ha di figlio, tu ti narrai una carretta e nobuto, ma che buono! Sì. Ma perché creature sono tutte quante uguali? Sì! Non mi piglia chi sta, mi piglia chi là! Ma come se mi pigliassi un automobile, un vestito, una bussetta! Quello che stava a nascere può essere biondo, chi là può essere bruno, chi sta può essere alto, chi può essere curto, chi sta può essere uno sfasolato, ma può essere pure un professore, un papa! Quello che stava a nascere è una persona precisa, è isso! Quello che viene a nato, non è isso! È nato, non è un sostituto! E dove venite? Gabriele può fare di 10, 2, 5, 10 o 20! Ma chi stucca? Non lo farà più! Angela, tu hai ragione. Da tutti questi anni, tu sai, non hai mai saputo parlare, devo essere dicendo tante cose, ma... Ma vorrei che mi stavo parlando con chi? Ma vedi che non ti sei conto te, che non riesci a te contare più! Ma vedi con Malucco! No, Angela, no. Per il bene di Gabriele, tu arrivi a questa casa di lei, ma te ne devo andare giù! Sì, hai ragione, non posso star giù. Me ne vado! Aspetta, a dopo! E Angela, a dopo! Va prima la cena a Gabriele, te vai la tua! Vicenzi! Ah! Come è nato, padrò? Thank you.
mannaggia da dopo giù. Oh, calla, canta mattina! Ma sì, signore, canta mattina! Oggi mi ha fatto tagliare capo a tutte le calle nuove vicinate. Oggi preparata la colazione. Oh, non tengo appetito, Angelano, grazie. Un, due, tre, quattro, ma cinque. Ma vai, Angelano! Sto contando un pezzo di sigarette che stanno andando a cenerire. Ce ne stanno nove. Chi le sue pensiero? Osserci, che la notte non fanno rumicchio, io non fanno mangiare. Sono la meglio cura di una grande. Ma tu capisci che il Nicolo mi è impegnata, Angelano? E l'ormai Graziele ti è avanzata tanto. Ma che testa di legno, ma che testa di legno. Quello di Nicolo dice, se non venite con vado vostro in persona, chiederà, ma ne Graziele non mi faccio dovere proprio più. E boh, boh, boh. E papà la parte sua. Quella lì da casa mia, nemmeno morta! Io ogni tanto va, ci porto i busticcioni, bavette va creatura. Se lo sapesse un padrone, mi facesse cucinare alle spalle come traditore della patria. No, basta, ce l'ho deciso. Io vado da Graziella. Secondo me ti dà frega. Ma io non capisco perché tanta ostinazione. In fondo quella è una ragazza che ha studiato, è andata a scuola. Osaccio, ma non facete guai a coppa guai. Chi le viene a Napoli lo va a trovare a me qui addostato. A me che me ne porto, tu inventi una bugia, dici qualcosa. E ti dà di fossare in vita tua. Sì, ma solamente puoi far risparmiare un bello mazziatone. Angelaro, parliamoci chiaro. Papà è tosto, è pulito tosto. E quello che gli ho problemi. Uno è tosto a casa, uno è tosto là. Io sto con me e tosto sempre faccio tosto. Ma, Angelaro, capisci? Io devo per forza andare da Graziella. Ma tu vuoi da me a... Cercate di non fare coppa guai. Buongiorno! La fatina buona che ha sentuto e l'ha fatta comparire! Tu che fai qua? Sei asciutto pazzo? Se un padrone viene e ti trovi qua, succede la rivoluzione! A vuota capo cavallo e battendo! E a dove ne vaga? Quello mi ha messo di colpo e mi hanno cacciato la casa! Ma che delinquente, veramente! Ma perché tu sei Nanina, tu sei Francesco, ci puoi dire? Ci sono chiuso! Ma che lì due bizzocchi mi hanno fatto manca da si rapporto! Che niente capo chi si peccato, ma che ritorno all'inferno. La verità è che capisci come vuoi tenere un che sta avanza. E cosa fa? Ma me ne vado a andare. Mi ha fatto una stanzunella con quelli quattro soldi che sono rimasti marrando. Ma che stai dicendo? È perché non esiste. Badate bene a come aprite la bocca. Angelaro, parliamoci chiaro. Io non sono più un ragazzo, io sono un uomo. Con papà ci parli. No, ma come non padroni che c'è ride? Non mi passa manco la casa. La casa è mia, la proprietà è mia, è pure un creatore che sta là dietro. Perciò, andiamoci. Guardate. Com'è bello Parigi. Mo vende chi sta patruando a me. Ehi, che c'è ricco. Mo vaga a chiesa e vaga a dice un bel rosario. Eccomi qua. Tutto a posto, Tutto a posto. Bravo. E ti viene aggiunta a fuggire per coppo camusando per passare innanzi alla casa di Mille Cantoni e Nicola. E quello c'è ti incontro è meglio evitarli proprio. No, ma no per Mille Cantoni e Nicola. Per un briacchio là guaglione che vedete che la piezza di panza è camminando per tutto parte. E non finire la prima. E fosse meglio che non avresti mai. Ma io mai avevo da raggio. E ci sono l'intervento immediato di Santa Lucia. Si entra poco. Gabriele si è scitato. Sì. Ho una grande sorpresa per lui. Sì, eppure lui ha una grande sorpresa. Ma no, veramente, quella ragazzaccia, fammi sentire. No, è quella una sorpresa, ve la deve dire lui. Se ve la dico io, finisci di essere una sorpresa. Angelaro. Ti dispiace per il papà? No, io sulla strada del ritorno una farfallina mi ha detto dentro all'orecchio che tu hai una grande sorpresa per me. La farfallina? Vedi Gabriele, io sono un uomo fatto, però c'è più carineria e tua affettuosità mi fanno sempre piacere. Ma sì, da carineria! Papà, sta bene. Papà, tu lo sai che io non sono più un ragazzo, io sono un uomo. Come dici non c'è male. E come uomo devo prendermi la responsabilità delle mie azioni. Sta bene, parla se non. Ma Gabriele, come fa sta coppia di spine? Papà, veramente. Ehi. Angela Rosa sta a dire una cosa. Ma io sto proprio licenziato. Guardate. Vabbè, lasciamo stare che parliamo dopo. Ma c'è una persona fuori che non posso far aspettare. Chiudete gli occhi e preparate per una grande sorpresa! Pucci Pucci! Eccola qua! Puccino, ma cos'è? Non sei contento di vedermi? No, ma che come non è contento? Quello è felice, quello non mangiava più, non dormiva più! Angelaro, è vero che Gabriele non mangiava e non dormiva più? Tutta la verità, intanto che la verità la giuro! Bravo, io perciò sono andato a Napoli e ho pregato di farla di tornare subito! È stata una bella amzata!
quella ha detto così grande che ti perdono tutto, metto una pietra sul passato. Sì. Adesso datemi un bacio, poi ce ne andiamo. Dite bere qualcosa per festeggiare. No. Sta tutto la tua terra. No, non si può fare. Va bene, notazione. Sì, notazione. Sì, no. Anche la vado in terra. No. E vabbè, ma non si è asciugato. No, non si è asciugato ancora. No. Ma quanto tempo si deve aspettare? Non dipende da me. E a chi dipende? Dipende dal sole. Ma io la mangerina. No, signor, voi mi lasciate le vesti a terra, tutto bagnato, poi veramente è tutto appestato, non potete entrare. Ma leva da Nanzo, non ti ci riuscivi da. Papà, veramente c'è un'altra cosa. Oh, Gabriele, chiama, parla, papà, dice. Papà, moto dice Angela Rosa, io Angela Rosa, parla! Ma anche sto sul mio solo lì, guardate! Ma sa, insomma! Sentite un poco, padro, io adesso ve lo dico, eh! E dice? Ma voi non fate che come sempre arrabbiate sempre, Ma non sono arrabbiato, parla! No, adesso no, però vi arrabbiate, non annegate! Annegare? Ma che sto cammare, per me! Angela Rosa, parla! Allora, dunque... Angela Rosa! Ma chi è che sta la voce? Un momento, Maria Neve! Ma che sarà la voce che te ne sta venendo? No, che è Maria Neve, la voce è la sua, sono vedete chi posso abbiare il chianza di bocca. Buongiorno, padre, buongiorno a tutti! E tu stai qua? Gesù, che trasevo da finestra! Pensavo che stava a partire rind! Mamma mia, ma che... Umaro! E che sta succedendo in questa qua? Ma fidemi, Gabriele, adesso! Andiamo a buttare un cerco! Tutto se non muro! Stanno solo succedendo il mazzato fra padrone e Gabriele! E capito, tu non stai a così bella placida placida! Gabriele! Mi siete fatto male? No, che mi aveva fatto? Andiamo, vieni con me! Adesso mi spieghi! Non ci hai fatto niente! Guarda sta, se ne è giunto, non tremano ancora in mano, non tremano! Ma invece, mi siete fatto male? Fatto male, anche se per te reagi come tuo padre! No, meno male, nessuno si è fatto niente! Oh naso, naso! Ben di sta perché vuoi stare sempre mese! Ogni tanto un pacco ci vuole, come dici il proverbio? Mazza e panello fanno le figlie per! Ma lei mi lascia cosa? No, si sta niente! Io porto questo dentro! Ma non voglio niente in più, io! Ma perché faccio bello solitario? Marianne, a parte io, mi devi vedere del tutto. Ma non puoi vedere tu cosa, chi sono quei piccioli? Oh, vai dire, la ci basta dire. Oh, quando te la sento mi conto, arrivederci. Io in quella casa non entro più. Sette coppo metto qua. Fin quando sa che la maglione, in da che la casa non trasi più. 10 denaro metto qua. Ma perché non parla? Non famo dei morti, ci dici qualcosa? No, padrone, ma quello che fatto è fatto. Si deve solo aspettare la nascita di Vincenzino. Ma quale Vincenzino è Vincenzino? Chi si fa chiamare in qualunque maniera, ma Vincenzino no. E tu non navigare sott'acqua come lo so accorto. Come ricetta Alessandro Manzù? Questo è il un matrimonio che non sa da fare. Ma non ci capi, passo costiano che si deve fatto su. Va bene. Cacio sempre su peso fritto. Ho capito quello che devo fare. Vado a lasciare lì. Ma fa la tua, guarda. Cucù! Siete! Angela Ro! Io me lo voglio! Aroi! Non lo sa, ci mando lì! Sta non Vicenza Rimpi, mi metto troppo male! Ma che sta facendo? Una telefonata! Non ti preoccupare, che sta chiamando la strada mangio! Ma pure male! Ecco fatto! Elis! Molto sì! Ho telefonato a Carusella e ha gente che ha dato immediatamente. Ma devo tornare a Carusella, mo? Sì, perché questo è il matrimonio che sa da fare. Ma no, tu ci vendi i panzi. È bellissimo questa panza. Che non si schiattasse una volta e per sempre che la maledetta panza. Non l'avevo ammazzato, ma è nata la panza. Guardate, avete visto? Mo' sta pigliato con Vicenzino. Che è fissato con Vicenzino, non sa tagliare mai con me. No, povero creatore. E non voglio più discutere, smettila! Senti, sì, non è manco arrivato, già sapete la piscia fatica. Scatta, sì, tu fatti due fa come me, io. Mu, c'è qua e su. Ma che chiacchiera che te, so fai e vuoi. Senti, se adesso non la finisci. Che fai? Mi picchi? Non rifletti, ragiona un momento. Non è possibile, non posso ragionare, sono stupida. Ah, però sono riconosco.
Sono esasperata, lo sai che ci vorrebbe per me? Asso di bastone! Come? Ma no, asso di bastone per il mio solitario! Ma ti rendi conto? Dopo tutto quello che è successo, vengo qua e a chi trovo? La passerella incinta a casa tua! A proposito, Gian Pacizzi, che sia chiaro che io sono all'oscuro della situazione. A me è stato fatto un tradimento alle spalle. Papà, ma che dici? Tanto zitto, non parla con me. Ogni parola tua è come una curtolata in da panza. Mamma mia! Ma non l'avevo avanzato! Ma come si può fare? Tra se sempre quando ti avanza per la del mondo. Senti, quelli, i parenti l'hanno cacciata di casa e io non dovevo farla venire qua in casa mia. Che anima candida! Gabriele, quelli l'hanno fatto apposta, ma è possibile che non lo capisci? I contadini hanno scarpe grosse e cervello fino, ti hanno incastrato! Ah, chi è incastrato? Vado castrato, incastrato! Lo sapevano che te la portavi in casa! Una vergine all'incinta non può stare in mezzo ad una strada! E io che dovevo fare? Ah? Dovevo aspettare che arrivavi tu con la tua stupida gelosia! Io? Gelosa della tua sorella? Sì! Questa è buona! Dovevi pensare di non mancare di rispetto a questa scema pazza che sono io! Vuoi peggiorare? Sì. Ma è pure pazza e stupida, non c'è! Ma tanto a te che te ne importa di questa stupida sentimentale! Mi pare così, Yolanda! E adesso? Che succede? Che lo chiedo a voi, che sembrate così diritto e invece ve ne state lì come uno stupido! Io amore! E adesso col cavolo che la risolvi! Ottuso! Cretino! Che mi sei? Ma che vuoi da me, Che cosa? Dicendo, me la parola! Gabriele, state attenti, ricordati che stai parlando con una signorina e che sei il figlio della baronessa Van Gazzen! Sì, papà, sì! Ma che diavolo vuoi da me, Lo capisci che il padre di quel bambino sono io! Maricella, non me la parola! Ma non essere un carrettiere, ma gli amici di chi sei? Questo non lo so, non lo so! Ma lasciatelo gridare, oramai questo affare lo sa tutto il mondo! Gabriele, quelli la figlia non la lasciavano né voi né mai! È stata una finta! Perché l'hanno fatta proprio oggi, Perché? Perché non c'era tuo padre, ma c'era tuo occhio che la come te! Ma lo capisci che per questa gente una figlia con la pancia è peggio di uno col diavolo in corpo! Così l'hanno mandata a te, l'esorcista! E adesso i pafoni lo sai cosa stanno dicendo? Evviva lo scemo, si è portato in casa il cavallo di Troia! Ehi, ma che Troia è Troia? Che le pure figlie dici? No, basta, adesso basta, non ti reggo più! Te ne devi andare! Ah sì? Allora mi ha fatto ammazzare! Ma amore acciso! E sappi che io non ti amo! Ma rammi un buffetto! Chi ti ha chiamato? Chi ti ha chiesto di venire? Mi sono lasciata con... Chi ti ha chiesto di venire? Mi sono lasciata convincere da tuo padre! Oh, no. E vuoi sapere perché? Perché? Perché sono incinta! Aspetta un mio figlio! E si finirà mondo, mamma! Gomma! Ah, ho fatto così sta combinata! E allora io non me ne vado più! Tengo la precedenza! Oh, faccio primete! Cafona! E tu vado, mi andati a schiattare un colpo! Beh! Mia signora, vai a schiattare un colpo! Esci immediatamente fuori da questa casa! Sì? No, sì, ah, sì? Sì! Angelaro! Che re? Angelaro, tengo seta! Mamma mia, vuole un bello bicchiere! Così, modo sì, la figlia! Sì. Tengo tante che la seta! Ma tante che la seta! Che a momento me ne rindo su, me lascio la lettera scritta che la colpa di quello che mi è successo è la figlia vostra! Fermata, per carità! Torni immediatamente dentro! Tutto posso ammettere, ma non con l'uomo di fronte a zero fornisci un coppia di giornale, per carità! Scuola, ma non mi c'è! Ma stato zitto! Oh, pazzo, primete! Oh. Primete! Gazzella! No, io mi sento male, voglio tornare a casa! Yolanda, aspetta, io! Mamma! Mamma, io non sapevo niente, mamma! Yolanda! Yolanda! Io donna cinere, capito? Non sapevo niente! Chi si va a sommanare con tutto qualche giornale? Non è possibile! Ma come ti metti scorne me? Io posso essere tua madre, Marianne, io! Padrone, non lo so se lo posso dire, non lo so! E fanno?
padrò. Mi aspetto un bambino. No! No! Lasciate Gabriele! No! Molesto cielo! Ma non molesto cielo, è tua bambina! Signore Dio, ti ringrazio, ma da terra di anche scansato un terzo fosse stamattina. Padrò, chi ne è stato da donna a scigno, stai? A scigno? Ma tu non lo volevi a chi? Io saccio, ma tanto sei misericordia e tanto sei misericordia che in un momento di ebbrezza pornografica io scessi. Come? Oh. Scessi, ma bocca è come fariccio. Cedesti? Cedesti quando lo dite voi. Che lo come fa verbo? Ma no, io cessi, tu cedesti e gli cessi, ne cessamo, ma cedeste ne si cessero. Ma buon, lasciamo stare perché vedo che un italiano se ne può appiccicare. Però non vedi il problema dove sta, scusa. Il si dà misincinta e il si dà da scusa. Ma facendo facile voi, chi lo roppo che ha tenuto a concessione, quando ci ha agito sto fatto, chi l'ha risposto? Concio, io sono ancora giovane, prima di sposarci ha già pensato un po'. Chi lo vuoi amico, ma mangiate nessun pizzo. Che mascalzone delinquente, così ha risposto. No, assassì, ma non ti preoccupare. Ora proprio becchi con tua donna e metta a posto tutta la situazione. Grazie padrone. Voi ci concedo che la corrente è pronta. Tengo 24 lenzuole, sono dei 24 gomme. Va, vicino, va, tengo 24 lenzuole, lenzuolella e stima infernale. Va, non ti preoccupare. E tengo 24 asciugamano giornaliera, 24 che li voglio. Oggi va vinto, va a te. E poi tengo 24 pezze ramma, 24 pezze gritto, 24 pezze ramma. Maria Leve! Ma che era fino a Belgio? Oh, vamo un becchino, non preoccupa! Vabbè, arrivederci! Sato buono! Ah, padrone, ma già scordata! Tengo affibato pure una mappatello con un po' d'oro, che ma si fai mamma! Arrivederci! E tu, Belene, hai tu, a te la scimmia! Gesù, Gesù! Come mai? Come fai il verbo? Io cesso, tu cessi e gli cessi! Allarme come cessi! Allarme! Sì, però voi, mangi durante che ci posso sfogare! Ma già pascini lo faccio nuovo! Tato! Venga subito! E spicciato! Comanda! Guardami da luce! Ma no, così, scemo, fai l'abolista! Però non mi guardate così, perché sennò mi faccio mettere paura! E tu ti la metto, paura! Dici grazie, Maria Leo, ma è tutto cosa! Ah, ma è tutto cosa? E ve l'ha detto che è colpita da un attacco impellente e fulminante di una torbida e violenza passione carnale per la mia bellezza mascolina, mi ha sottoposto ad atti di lombaggine trappandomi definitivamente il fiore della mia verginità. Ma scusate, ma quella verginità, ma chi sì? Beh, scusate, a Samo sempre, perché non lo sposavo a lui? Non dice per dispiace. Come? Perché quella mi ha sempre sfottuto. Tanto, tu sei brutto, guardato io. Tanto, tu sei brutto. E allora, mo se permettetemi, voglio pigliare anche come si chiama, la soddisfazione mia. Ma perché? Secondo te questa è una soddisfazione? Sì. E invece no. E allora no. Questa è un'azione indegna di un vero uomo. Siamo tu. Sì, allora? E allora, puro signorino Gabriele. Non ti permettere, non sapete pigliare schiaffone. Mio figlio Gabriele è innocente. È stata vittima di un imbroglio. E poi devo mettere due di Gabriele, chi ci azzecchi da sul discorso tu con Gabriele? No, no, già azzecchi, non voglio fare nessun paragone. Non ci azzecchi, è tu e lui Gabriele. No. Volessimo mettere come si dice, a merda la cioccolata, volessimo mischiare. No, però non mi fa manca la carna sotto e mancare una coppa, però. Sì, che questa carna sotto animale, spiegate pure. Invece qua i tempi sono cambiati. Ah, sì. Per qua le femmine si pensano tutto quanto che sono le venete del Milo, E non vanno capire che si fanno vecchi pure loro. Io mi lo posso un fracito. E poi, tua donna se ne va, tua donna se ne va. Ma dicendo che sono manesca. Voi siete manesca e piedesca. Io che capite quando faccio niente. A Sam sente. Ma tu avevo bene a Savaglio, no? Convici. Ma vi da credere, si coccono una docco con un rito. A scarica un capo qua da padre e carocchio. Ah, disgraziato. E allora se ne aiuta là, voglio unire, curro la pista. L'incendio che avevo bene e che da scusa. Forza, allora. Avanti marcia. Una due. Non si passa mai niente. Una due. E sul Daniele, a ver, oggi facciamo lì. A ver, che
Ehi, che facete qua? Ci vamo a andare, andiamo a venire, forza, andate a mamma vostra. Forza, forza, via! Ma mi piacciono i no! Bimbo, lasciamo stare che nel momento, è malato. Volete che avrei la mano? No, no, bimbo, no, perché già lo so, c'era poi una giovane, non è una cosa che... Comunque va a sorte, bimbo! È bimbo l'addrezzo! È bimbo l'addrezzo! Tutto va a sorte! È bimbo l'addrezzo! Ma non mi veniva a presa, bimbo, ma che buo! Ah, well! E su Daniel! Si Nicolo! O fucino! Po, po! Si Nicolo con fucino! Po, po! Si Nicolo con fucino! Po, po, po! E fallo venire a Si Nicolo, va, che tengo una cosa preparata benissimo, va! Vero! Sì, ma non mi veniva a presa, ti ho pregato, bimbo! Io non sto pazziando a fare guerra, io sto pensando. Ah, sta pensando a come la da risolvere? Sì, la già pensavo per forza. Ah. Qua è un'epidemia, Angela è un'epidemia, tu non sai la novità. Che sta? Maria Neve è incinta la scigna. Ah, oh, era che mi hanno annunciato. Tipo, con cartello che fuori, ho fatto troppo e fa un cazzetto. Mamma, posso? Ah, bimbo, ti ho pregato, lasciami stare, non è il momento, vattene! Ma come sa da fare? Ah, quando sta già la quando vieni sti inziri, si è da buttare solo a sperdere! No, ma non ti soldato bimbo! Attenti! Riposo! Attenti! Fianco destro, destro! Fianco destro, animo! Ecco, il nemico ci aspetta, seguimi! Ma che basso, ma mi faccio nato solitario. Ah! Buongiorno! Voi state qua? Quello dopo il genere mi ha mandato a chiamare. Allora no! Mi ha mandato a chiamare! Io ho fatto più presto che potevo. Ha detto che questo matrimonio sa da fare. Scusate! Ma voi per caso siete amiche in un certo all'estate manzù? Ehi, mi faccio una lanciata con appoggio! Che faccio? Ma faccio una passeggiata con Giorgio e Cantucci! Ma che decidi? Angela no! Ah, piuttosto guardate come sto bene stamattina, mi sono messo pure il vestito nuovo, sono venuto pure con mazza e mamma, di cavolo! Esatto! Sono venuto pure con col mazzo di fiori in mano! Eh sì, perché l'altra volta Don Vincenzo aveva proprio ragione! Io mi sono... presentato come una cavalletta, come mi pare? Sì, sì. Perché sennò cappa a barca, come mi pare? Sì, sì. Io penso che in certe situazioni è meglio che mi faccio noi polpetto. Penso che in certe situazioni è meglio che faccio un po' il galletto, come mi pare? Sì, sì, sì. Angelaro! Ma mi state ascoltando, sì o no? Sì, sì, faccio dei galletti. No, faccio i biscotti e cassi alla mano. Ma quale galletto? Io volevo dire che in certe situazioni faccio un po' con il damerino, lo scemo insomma. Ah, ma già vi da cominciare. Facevo scemo a Fiumicino. Ma facevo scemo con voi vicini. Figurati visto quando si mette in azione, che succede? Insomma, basta, chiamatemi a Don Vincenzo, sennò faccio pazzo. Chiamate a Don Vincenzo ma, e alla ragazza, ma insomma io con chi devo parlare? E che ne sa, che da bene, facete una cosa e mettete per là, perché da dovete parlare con chi mi ha mandato a chiamare. Aspettate, aspettate un padrone. Angelaro, all'estate l'uva senza rasta casa. E che appare non è pulito, no? Sì, ma messa a dormire, non ci fate caso. Se no ti ho fatto la vedi al cadavere di mio zio. Ma perché ho paura che sono scappato? No, ma che paura. Ma che sto questi fiori là? Oh no, no! Ma devi chiedere un po' a voi! Io mi metto a fumazzo lì da sanità! Ah, roia! Mi sono fatto fare il mazzo dal miglior fiore della città! Beh, vabbè, che ne faccio il camusciato, no? Angelaro! Yes, la signorina se ne è giù! No, mi sta aspettando lì da sera. Io sono venuto che oggi si arriva chi lo cosa, la palla ha fatto di una nata. Già! Se ne deve andare, che le sue vere tazzelle gli viene un accidente! Ma che già fa? No, se ne deve andare! Sennò non ci può papà per ne esce malamente! Cercate come fate passare via! Allora che già fa? Ma già sparando colpi e vista lo mo! Ma che ho pulita a me? Da che sta casa sono una cameriera, non conta niente! Dì c'è chi lo coso là, che la schifezza, non guardasse nemmeno storta a Graziella. Angelaro, io non sono più un ragazzo, io sono... Se ho capito, se siete nuovo! Perciò, Angelaro, io vado da Graziella. Ha già visto.
quota brucia. È bellissimo, no? Scusate, Gennaro, ma chi lo giovane che ha traso dal latino venne un padre che scusi? No, cata bene! Sarebbe il padre di mio figlio! No, non ti state dicendo! No, no, volevo dire. Quel giovane che è entrato là dentro là, no, sarebbe quello che ha combinato il linguaggio con la ragazza che io mi devo sposare. Ma non si lascia da matto, tutto cagare, se tu sei pure pazzo, che la voglio il cantino, vedi, la davvero nemmeno stotto. Ma io, insomma, a chi mangia spostò? A chi mi devo sposare? Ma che ne sa, Cino? Ma che sto bello che ancora, cosa dico? Io vengo a Napoli frisco con bello friarello e non so nemmeno io a chi mangia spostò. Ma chi ne ha detto che non si sa? Ah, si sa? Io non lo so, ma si sa, forse. Come forse? Ho sentito, ma voi di sposare forse, già ti immagini. Allora io ma scendo a fare spesa e mi faccio anche voi. Mettete, ci fanno voglio pure. Io mica ho la pretesa di scendermi la moglie. Ah, era soltanto così per avere un'idea. Sentite che si devono essere. Facete una bella cosa, aspettatelo qua con molta, molta pazienza. Come dici i proverbi, la pazienza è la virtù che aspetta. Bimbicio! Cugino, dove sei? Ah, non c'è! È andato in movente nel gallinaro, era desiderato urgentemente dalla boccola. Stata quella, Chiamatemi Don Vincenzo! Non c'è! Questo matrimonio da lui tanto desiderato non si combina, non si combina! No, ma calmatevi che voi siete incinta! Ma no! Allora ecco questa! Scusate, il veterinario, giusto? No, scusate, io sono bruscato le pinnole! Chi siete voi? Sono uno scapolo libero e disponibile alle necessarie riparazioni! Permettete, Delfino Carosiello o professore Ambrasio Sassoso, professione promesso sposo. Personaggio di Alessandro Manzoni. Sta andando a mezzo chi sta morto. Ma voglio un momento di fare poco Ma Roma fai galletto! Ma per caso avete l'altronzi? Noi tengo fama fredda! C'è un oceano come un pesce! Sì, però congelato! Scusate, signorina, ma non lo so che cos'è! Sarà il profumo di questa carogna! Sarà il profumo di questa campagna! Sarà l'aria che sta socca! Che state dicendo? Sarà l'aria di questa zona! Sarà il canto degli uccelli che mi fanno sentire un po' così, sentimentale! A me invece questa puzza d'annoia! E a me senza niente mi viene mosso! Ma che dite? Ma io non ho puzza, non ho niente addosso! Chi saranno i fiori? Ma dicevo questa puzza di vacca, di capra, di stalle! Tutti animali cornuti! O fate che sei per vero, siamo tutti! Sono tutti in bocca. Avete una sigaretta? No, io sono poco zio. Io sono un poco virtuoso. Io mi fumo pepe e formaggio. Mi fumate il pepe? No, io non fumo, non bevo e non mangio. Ma perché mangiare è un vizio? No, volevo dire che mangio, ma mangio poco. Come mangiare? Mangio poco. Insomma, non sono un crapolone. Ah, siete un becarone. Angelaro. Che? Come sto dicendo? Ah, una meraviglia! Che dici di vostro? Come, con papà? No, volevo dire menga! Come, là fuori sto sacchiando me, cittadinari! No, scherzate, volevo dire che inizia a dargli del tu! No, che mi arriva una bella buccetta in bacio! Mo faccio una cosa, ci faccio la prima canzone. Ma che ne ha fatto l'altro? No, ci faccio la prima la dichiarazione. Ci vuole la dichiarazione, ci vuole. Guardate, ma classe. Cancia, guarda. Guardate che classe. Guardate per fa. Guardate per fa. Ma che là, qua. Guardate che passi. Ah, i passi. Che bello, guardate qua. Signorina, fin dal primo momento che l'ho vista, me ne soffio da coppa a me. A chi non è sta? Sono rimasto fulminato dalla vostra bellezza. E state dicendo a me? E grazie tante. Oh, mio, ma di qua mi sento successo. Ma che dice? Il mio è un matrimonio senza interesse. Scusate, ma di quale matrimonio parliamo? È che sto bubule, si sapeva mica. Angelato, ma papà vuol fargli sposare Yolanda? E che ne saci?
cafone, fa qualcosa, Angelaro! E che già fa? Ma mo sposi a buonanotte, la tua! Senti! Voi dovete sposare la pastorella Graziella. Ah, ma allora avevo capito. Buona! Io devo sposare lui. Certo, certo. Ehi, ma scusate, ma perché sta signorina somiglia tutto sti coincide? Che ma perché? Sta signorina somiglia tutto sti cuffure. Ma mi devo andare a arrabbiare veramente. Guarda la gente, ma sta pure palestrante mezzo, ma poi! Allora giuri, Blanche, sei sancito! Vediamola con questa presa in giro! Non ho capito, se no San Bombo! Che San Bombo? San Bombo, ce ne pure le fiori! Che c'è sonno? Ce l'ha rotta a rotro! Chiamate, ma pure! Stavo storia! Amico, parliamoci chiaro, Graziella non c'entra, E si capisce che non c'entra, perché la vuoi sposare tu! Voi siete marmatà? No, comunista! Voi siete maomettani? No, ma che c'è? Ah, e allora i bimbi ci sono raccolti? E allora mettiamoci d'accordo! Facciamoci una perona! Angelaro, una perona o signore? Ma sta solo di perona, ce ne sta! Ma peroni! Ah! Facciamo una perona! Parlate bene! Ah! Che bello! Ce le volete sposare? Spazzati! Angelaro, non essere male! Ve le volete sposare tutte e due? Ah no, allora per la scelta, facciamo tu, clamore cinese, va bene così? Gabriele, tu ti devi dichiarare, vuoi bene a me o a lei? Ma a te, come te lo devo dire? Insomma, ma no... Prego. Che prego, accomodate. Sì, signorina, come Romeo si mangiava Giulietta sotto il balcone. Come Romeo parlava Giulietta da sotto al balcone. Anche io parlo a voi da questa finestra. Signorina, fin dal primo giorno che l'ho vista me ne sono finito ad andare a Rezzi. E se sono rimasto fulminato dalla vostra bellezza. Nata voto sto sconciglio, nata voto. Ha detto che ha chiesto, non lo voglio vedere più, intanto lo rinduce con una petanganna. Ma ce l'hanno visto, te l'avevo detto. Ma che c'è, ma mi sono sposato per posto, ma che pure da me. Ma quello, ma Vincenzo mi ha mandato a chiamare un giudice, urgentemente. Ma ti ho detto che non è la Graziella che dovete sposare. Ma allora sono io. Nemmeno no! Allora chi è? Che ne sa chi è? Oh! È Maria Neve, oi! Ecco qua! Ecco la Maria Neve! Aspetta un figlio, la tua donna è stata sposata! E che aspettavi per dire? Ma non ce l'ho! E poi sei visto! Signorina, fin dal primo giorno che l'ho vista, mi ha già fatto marinare a capire. Che cosa? Sono rimasto fulminato dalla vostra bellezza. Sentite a me, scansato, perché sono già impignato. Qualche altro mio concorrente. Totò, non innamorato mio. Allora non capisci chi è sta cessa, scusa. Non capisco che cosa sia successo. Che è successo? Chi è che ha bisogno di una data riparazione? Sono uno parrucchiano, pare che sia appilato o cessa. E come se può permettere? Ma vuoi fare casti qui? Quattro zombare che fuori sono in grado e fottere a me! Andare a fine così! Io non mi ricordo buona Rosseva, che faccio, va con bagno? Che mi vuoi lasciare che cango? Ma non fa un frate qui! Andiamo! Cato! Quanti lo aspetti da te? Dalla la mamma d'ammo! Angelo, ma sposo, ma sposo! Ma che è tua bagaggina? Non c'è bagaggia tu, Arrivederci! Guarda se fa, bimbici, bimbici! È venuto a Carosello. Ora stava qua, ma se n'è andato, vi sta cercando. Come se n'è giù? Quello mi doveva aspettare. Papà, come sempre, c'è la rosa combinata nuova e chi le se n'è giù? Ecco, sì. Che dannacci, la Deis! Ma venite un po', Ma nascosto, ma non a leggere, a scrivere, ma sono sempre fatiente. Va bene, facciamo così. Visto e considerato che siamo madre, figliola e Spirito Santo, sediamoci, facciamo il punto della situazione. Andiamo bene. Dunque, io ho pensato e ho riflettuto. Sono divenuto ad una bella conclusione. Qua il problema più importante è quello di... dei due bambini! Ce ne scudate la maronna assunta. Dei due bambini.
No, perché io gli devo l'idea, no? Siccome che i bambini sono due, non si può dividere. E che facciamo? Uno cittadino è nato campagnolo, uno ricco è nato povero. Vuol dire che è quella che voi decidete di sposare, se cresce pure un figlio che l'altro. Scusa, Angelaro, perdonami, ma la madre sarebbe d'accordo? Angelaro, ma voi avete avuto figli? No, no, quali figli? Io non avevo nessuno figlio, Angelaro! Voi perciò parlate così, non avete il senso della maternità! Le campagnole e i figli sacrificano tutto, Angelaro, latte, sudore, lacrime, sangue, sì, ma sì, che non vuoi capire? Ossaccio, ossaccio, però conosco! Ehi, uno... ehi, lasciamo sto! Ma insomma... Luca, riporta a baronessa Cristina Foncazzero, ce la roba, ti ricordo un po', e via, non ti ascoltare, No, sì, però, io volevo dire, no, che se la madre vuole stare vicino a lui, voi la potete prendere in casa come cameriera, e così starà sempre vicino al bambino. Scusa, Angelaro, perdonami, ma la madre deve veder crescere il figlio senza potergli mai dire io sono tua madre, e se il figlio un giorno se ne accorge glielo rinfaccia, E se non sta che la mamma, sapete che facesse? Pigliasse una mazza, io spaccasse la capo quattro parte. E poi lo dicesse, ma che ne sai che le cacci fatte per te? Che ne sai? Perché la mamma accetta la situazione questa. Se l'hai fatta, è per farti stare vicino al tuo vero padre, è per farti avere l'eredità e la terra della baronessa. Che aveva fatto? T'aveva mannato zappatello? Sì, a spendavite la mattina sì, a focciuccia carretta. Io non ha giovuto manca aveva gioia e le danno un bacio e le fa una carezza e la stregna e dice figlio mi bello questo è che le sono rimbacciate, sì, non vi preoccupate, io penso che Graziella accetterà. E io dovrei tenermi l'amante di mio marito in casa, gli metto lo spasso a portata le mani. Non voglio pazienza, non si può mai sentire se va bene noi, ma va a te. Intanto io vorrei sapere come faccio a muovere che la famiglia da qua giù, io me ne compromesso. Intanto io ti metto una reazione zinico, ho preso le mie precauzioni. Ma stai in pace, dammi le mie precauzioni. Angelaro, vattene, vieni. No, partire il colpo, voi spostate. Angelaro, vattene, facci parlare. No, mi facete male, voi state stando. Adesso stai esagerando, Angelaro, vattene lì dalla vasca, va. E facci parlare qui. Ma che donna impossibile. Sì, sarà pure impossibile. Però ricordo che la femmina si è cresciuta a Gabriele. Ha passato le giornate sabato. E nottate vicino a te quando stiamo malati. Ricordatelo, Gabriele, ricordatelo, perché via delle pazienze, Cancellaro, e non puoi scrutare mai questo. Sì, papà, lo so, io sono sempre stato il suo avvocato difensore, ma ora sono nervoso pure io. Pucci Pucci di mamma sua l'hanno fatto arrabbiare. E tu smetti di questi modi della deficienza, ma non capisci che sono al limite dell'esaurimento. Incertezze, indecisioni, problemi che aumentano e non si risolvono. Uno non vedendo via riuscito comincia a prendersela con chiunque. Tu non fai da te! E dice, ah, vuoi sapere una cosa? Mo sparo un colpo e pistola, pure a te! Gabriele, che stai fatto, Gabriele? Niente, ha sparato un colpo in aria! Oh, Angelaro! Angelaro! Ma che ti sei impazzito? Ma chi sei? Chi ti conosce? Chi sono? Ehi! Niente, sono gravati, sono grascenti! E ha paura che mi ha fatto già così. Padre, io penso che me la già niente a sta casa, non posso stare giù. Sento che a New York chiesto, posso sciogliere la corona e faccio tua. Vado, io do le dimissioni. Ma me ne vado. Senza ma. Mi sono congedata. Vado! No, dove stai? Angelaro, corrido, grazie! Anzi, capi tu, chiama mamma, donne, alla zinicola e me la canto. Muovo, ti curo, ben presto, va! Ma che succede? Ah, noia, si difendono voi. E gli altri, va, ciao, ciao, ciao. Che succede? Muovo, dove do? Va, chiama mamma, la zinicola e me ne canto. Va! Allora, va! Ci siamo, papà, ci siamo. Ma no, ci ha cacciato di casa tutte e due. E su Daniele! Awe! Bimbo! Ehi! Ma che pulito pazzo, cacci cacci a fronte! Adesso, ridevani! Ma dai, dove sta Don Vincenzo? Oh! Don Vincenzo, stanno arrivando pure i mortiferi! Ma non dici! Don Vincenzo, dove sta Don Vincenzo? Quando combinò? È stato noi! Non mi dà un luogo a te! Chi da dove? È stato
donna ha avuto filzerrisi. Buono, buono! Ha avuto una crisi. Ah, una crisi? Una crisi di gelosia, ma buffate mai mazzate. Poi a me che volete fare? Di poche pazienza. Scusate, custode, abbiate pazienza. Ma che custode? Lo va la custode? È buono. Abbiate pazienza, ma voi me lo sapreste dire voi. Che cosa? A chi mangia sposato? Caro sì, è che se non so ci manchi io, già la pazienza. E chi va a dire? Pippo, o sei tu a chi mangia sposai? Go! E chi è? Chi è? Pum! Ma ci passa dietro! Ma se te ne vai, no! Chi è? Invece! Andiamo pure voi, a pensare a chi non c'è. Caro sì, agiate pazienza, ma non vengo a dire come voi, assaltate un capo che ha voglione da scavare. Come fornisci o parte, ragioniamo della. Allora aspetta a papà! A quale papà? Aspettate a mamma, aspettate a chi vuole. Aspetta che papà parturì! Bravo, sedetevi! Uè! Ma Raimonda mamma non si è vista ancora! Ma Raimonda mamma non si è vista ancora! Ehi, ehi, madre, non si è vista! Non si è vista ancora! Dodon non è tornato! Dodon non è tornato! Dodon non è tornato! Dodon non è tornato! E roba del cosce, mi lava il delito! Roba del cosce, mi lava il delito! Va presto! Non può mai, vanno pure a presto! Ehi, mi ma che faccio di ricordo? Ma che faccio di ricordo? Ma chiamate mamma, mamma Maria! Ma la tua mamma, Maria! Ma che Maria è questo? Ma non, in che corsa? Ma la Cantone e Zinicolo stanno venendo. Ha già avuto a chiappare fino a cazzo di Francesco. Bravo. Che non è morto ciuccio. Oh. Sì, sentite condoglianze. Condoglianze? Che lei è un animale? Perché la davo da cagare preso, non era un animale. Insomma, non era chi. Ma che fanno? Arrivano. Sentite, voi venite i venire. A voi, spicciatelo. Vogliamo voi. Ma mi promesse, va lì. Oh. Me ne canto! Me ne canto! Mica! Mica, ma che lucca! Ah, tu sai che hai una bozza correre! Che so? Tengo oggi in ambiente! E poi c'è un po' posto! Non dice questa, ma farà a ma si è cominciato a lungo! Si vede la faccia! Sì! E tu che fai qua? Si ferma! Andiamo via di tanta la mania! San Giacchi! Apri la botta! San Dallo! Apri pure l'ora! Solo questo ci mancava! Ma tu sei andato a volte qua! Allora il subiccia, chi? Ma questo malauro lì da casa facciamo partorire la ferma! Perché sto... sto buttando a ballone! Sì, siamo tornati allo stato primitivo qua! Ma che è? Obbici, che ci voleva una clinica svizzera! La clinica svizzera, ti dico, la nonna mia è partorita in da casa, a me è partorita in da casa e anche mia moglie è partorita in casa. I sono tradizionalisti e non cambio. Capisci qua? Siete conserviere? Fai buonce pomarone. Ma c'è pomigliano, ma è stato zitto, ma qua conservire? Ma ci avete visto un contropadocchio? E figurate se andate San Giacchino sotto cuscino? E poi la forbice ci avete messo sotto letto! Ma come sai, c'è Aruto sotto cuscino? Ma come? Non ho saputo! Aruto! Aruto ogni male, stupido! Che ne sai? Se lo sapevo, ce lo facevo mettere! Ma con tutto il sirenato, facevo partorire la femmina lì da casa e non la mandavo in una clinica svizzera! Ma sicuramente ci ha mettevo, Aruto sotto cuscino! Sì, ma ora vediamo voi Aruto, annacciate! Appena viene cantone per caccia, manca Aruto, Sant'Anna, San Giacchino e la forbice, niente strillo! Anzi, ma no, una meraviglia! Voi siete una femmina d'esperienza! Maria che porta e forbice! Signori, ma ti da Sant'Anna e San Giacchino sotto la cuscia! Tanto! Tanto, dai, tu! A far mazzo, di là, tu dai, quattro mamma qua! Tanto, ecco, una mamma! Tanto, dai! Tanto, a dopo! E sto che è l'affidaro! Ecco, c'è il si mi arrivò! Assa fatica! Alla mano è stata! Meno male! Meno male! Allora! Sì! Meno acca! Riaccasso, Jen! No, allora, cacca! Non ho Luca che ci sente! Lo faccio! Caccia, va, culaccia! Chiano, che mi sono scordato in là da casa e non ci vedo! Ma si è tenuto troppo naso! No, spussate la cubetta! S'avessa sfurca! Ma che c'è zenta sta come te la sono? Lasciamo stai, prego volimmi cammina! E chiano chiano, chi va chiano va sana e va lontano! Chi va lontano in mano? E la panicchica non passava qua!
hanno via andato tutto in saldo. Ma voilà! Ma si c'è cade, chi si cade? Ma che l'hanno bozzato? Ma che l'hanno vicino? Ah, l'hanno voluto spicciare! Buongiorno, amici! Andiamo bene, andiamo, l'hanno! Oh! E tu che fai, cara? Io faccio pupù, chi lo è venuto a levare per si sposare? Una femmina che non si sa per mai si può sapere. E chiaro, chiaro, che butta a fare? Chi va chiaro, va a sapere la donna? L'ha già acciappato! Bimbo, no, no. Bimbo, bene mamma, tu sei ca... Non mangia acciappato! Non fa niente, bene mamma! Tieni, guarda mamma che ti ha buttato! Vivo di un luvicciullo fresco, fresco, che ti fa mettere il cervello! Sarà di un luvicciullo! Che ci fanno 4, 5, 3, 5, no! Mamma, non mi vende un saluto, chi? Pensa che uomo! Ecco lo saccio se è un po' prima! Ma che si va a capire? Non mi preoccupate! Oh, che mano a fortunato! Questo è mezza sorta! A maggioranza e piglia tutto maschio! Sentite, ma niente c'è strano con le cognacche! Lo fa male! Sì, ma credo che gliel'avano date sicuramente! Come a me mi hanno dato per pare a presunto! Ma che c'è zecchi da me! Ma già pigliare la presa di cognac perché vengono qua via tu se la troppo povera creatura, ma muoito no? Che è solo che la cognac, ma va che ce ne porto? È morto? Chi è morto? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Portatemi a questa! È arrivata, ma non riusciamo a farla entrare! Ma basteremo! Si è bucata di olio, fam presto! E chi è mia figlia su quello mascolo? Ma no, è nuovo! Grazie, mamma! Mamma! Ma chi mi ha fatto febbre? Ma non si vuole i bambini! Un po'! Un mi sa che sta scavando per entrare la mia testa in aria a massa! Saluto! Ma che lo riesce capendo quasi tutto mascolo! Ma perché ne avete? Chi, come no? E allora? Chi lo parano mascolo? Come parano? Non dico tutto quanto, certo ha pigliato pure il buco, però ha pigliato la pascalo travesti, la fella ballerina e tutto lo fumo nero. Oh, papà! Ora si sono tutto maschio! Papà! Gabriele, queste sono coincidenze, lasciamo stare! Non vicino, ma quando ma? Io lo pigliavo in gemella, una cugina, una nipote, la cainata lo zio, un compagno di fazzolette, frate, un cugino e secondo grado! Due! Maschi! Chi c'è che sburresti e ci la no, papà! No, papà, no! Ma ma cominciamo a preoccupare! Sì, ma sono ascoltato la pippa a casa! Ma cosa? Che ti dico? Mamma non parla! Non è che qualcuno ne vuoi dire la pippa! Ma non piace, non fu mamma! Ti dico, se dico! Lasciate stare queste esclamazioni! Da questo momento non parlate più! Perché noi aspettiamo un solo critico a Daniele Becchio da Stato! No. Perciò state attenti! Perché non rispondiamo delle nostre azioni! È nato! Ah, è stata mamma! Che mentre mi è venuto un colpo ai dosso! A cugnac, le chiudo per entrare e stessa stava strafugando! Non evitate, cicco! Ora stanno tutti quelli attorno per l'aiuto! La capriva calatina, cosa dici? A Ciro! Oh, mamma mia! Allare! Pure coscia che ha detto che Nica! Non c'è sta niente a faccia! Voleva solo la ruta sotto la cuscina! Ma quale ruta? Sa Ciro che s'ha fa? Dobbiamo essere uomini. Scusatemi, dobbiamo avere coraggio. Se permettete qua sta l'uomo. Ci parla di uomo, non è sci. A madre non manca coraggio, a madre, capito? A me mi pare, all'in fa l'uomo, io vado già. Ah, ti dico, mi ha pregato, non fate queste cose. Però io volevo dire solo il mazzo. Ecco, ci sta. È vera onda, non si capisce niente. Ma perché sei uscito? Forse nello stato in cui ti trovi non te la senti di assistere. Gabriele, tu sei veramente un fessacchiotto. Ah, grazie. Credo sia giunto il momento della verità. Gabriele, io non sono incinta. No. La verità era che non volevo perdere un bel ragazzo e l'eredità di Von Katzer.
ma ti guardo negli occhi e capisco che non è il caso di insistere, anche perché il nostro non era di certo un grande amore. Ma non ti preoccupare, un altro ricco, fesso e cretino da sposare lo trovo. A voi qui non avete più motivo di restare. Andiamo, ci facciamo compagnia fino a Napoli. Ma pigliate il tuo collo che mi entra la mummezza. Tu hai viaggio di andata e ritorno fino a Napoli. C'è che tre aspiranti moi, che ti è imparare e fa fantasia che non c'è, non sono stato manco capace di rimorare la fella e salata. Mi sono proprio una chiave. Papà! Allora, è papà! È nato! Papà, è nato! È vivo! È vivo! È mascolo! Donna, è mascolo! Ma non si chiama! Ma non ce lo porta questa donna! Vuole sapere la natura, è mascolo e femmina! Ma io non lo so, ci chiediamo da data nasce! E' credito che la credi di chiamarsi ne giù! Dodo, corre, vado a fare una cesta e fatta la narici le fasce! Corre, corre! Madonna mia, si ricosta un po' per spiglio! Speriamo che può mascolo, si dico porta il nome e cognome mio e continua la mia stima. Sì, speriamo che mascolo! Il femmine non so buona niente. No! E poi da che mondo è mondo? Il mondo è sempre mascolo! Ci capito, si dico, piano piano! Omici, la brutta notizia! Oh, ma che so? Alla mano sta un po' polietrica, non so figli! E chi ci porta? Che madre nata! E una parola di là più vicino sta a 20 km! Ma che sa da trovare una soluzione? Ma che ne saccio, che posso fare? Ignoranti, potete c'è Aruto sotto cuscino! Bravo, bravo, Aruto, Aruto! Aruto sotto cuscino! Ma è possibile, brasso, fatto Aruto, non lo manca mai nessuno! Non lo saccio! Pedro, Pedro, da modo non ce la fa, che le grazie le sta muovendo, come sa da fare? Io Pedro andiamo a me! Jess, tu in questa casa ti hai sempre visto tutte cose, tu hai fatto tu la padrona, hai fatto tu tutto. Tirati al lavoro tu, va! Angelaro, Angelaro, faccia pazienza, vieni a casa, sto troppo nervoso. Angelaro, mi stiamo in mano d'occhio. E in da che le lavarò! Bravo! Lasciamo stare, volevo maschio, un uomo non dovrebbe mai piangere, però io... Zinico, mi sta operando con la vostra quando è meno, tra vita, tra ieri! Dice Zinico, mamma mia! Mamma mia! Angelaro, Angelaro, come ti senti? Stai meglio quando partiresti? Sì! Sì! No, non ti preoccupare, non ci sta nessuno, stanno tutti quando partiresti! E quindi, come? È bello? È una bambuletta! E Graziella come sta? Sta boh. E sta bene pure quella disgraziata della mamma. Ah. Ma come si può fare? Appena nasce la creatura sai ci provetto per scatto. Meno male, eh. Senti, Angelaro, io... Io avrei da tutti questi anni da sempre cercato di dire qualcosa. Non dicevi niente, Vicenzi. Io saccio che la tua baronessa arriva in coppo stomaco e non davo lì per sposare. E saccio pure che mi vuoi bene, ma non me l'hai mai potuto dire. Saccio pure che prima riposo volevo mascolo, ma anche un pacchetto non ti ho voluto accontentare. Non dipendeva da me. Che vuoi fare? C'è chi piange, chi ride, chi comanda, chi obbedisce. Facciamo gli attori del teatro, c'hai Zamma Matina, e recitiamo la nostra commedia quotidiana della vita per nascondere una grande verità. Ognuno porta croce a sole, padrone. L'intervallo è finito, la commedia ricomincia. Comandate, padrone.
Ma che c'è comandante, Angela Roma, che c'è comandante? Ma voi dovete comandare, perché voi siete il padrone che comandate. No. E io la cameriera, che umilmente vi obbedisco, padrone. Officiere, Angela Roma, c'è sta pure un masco, da lì, un masco la pu, e avvemmo la me, Angela Roma. Un parò, un masco, non mi è bello. Allora... Allora continua la tradizione mia, ce l'ho! Quanto è bello! Ma non ce l'ho! E togli qua la Gabriele, guarda qua! Mamma mia! Bello, non l'ho più, è bello! Bello, era nonna sua! Stai sì! Che me lo dice no! Che quando si parò, non ce lo posso riuscire! Corre, la nonna sua! Buona fortuna! Thank you.
Antonio Enrico! Lina Civello! E per finire Davide De Micco! Samuel Sibolua! Anna Paola Coppola! Venite. Lei è già presente con noi in due spettacoli e i due bambini qua hanno iniziato stasera, hanno 7 anni. Io non lo dovrei dire, sembra brutto, ma già faccio, lo devo dire. Lui è il mio nipotino prediletto. Vieni qua, vieni. Come ti chiami? Vuoi dire qualcosa a questo meraviglioso pubblico? Buona Pasqua a tutti! Bravo! Come ti chiami? Davide! Che vuoi dire? Buona Pasqua! Bravo! Anna Paola! Buona Pasqua! Grazie a tutti! Alla prossima! Ci vediamo a fine anno con un nuovo spettacolo! Grazie ancora! Ma campana.